Prego. Date per cortesia la parola al consigliere Loperfido. Grazie. Grazie Presidente. Dunque, a inizio seduta lei dice normalmente il verbale si intende approvato. Allora, della seduta, come dice? Che in caso prima di approvarlo. Allora, sì. Allora, siccome nel consiglio precedente, durante la discussione sulle variazioni di bilancio, c'era stata una precisa domanda da parte del sottoscritto anche di altri riguardanti i contributi richiesti sulla legge 8 in materia di impianti sportivi, ed era stata data una precisa risposta. Io sono andato a verificare, a me non risulta che il Comune di Pordenone abbia fatto domanda per i contributi sulla legge 8, quindi siccome per approvare il verbale devo essere quantomeno d'accordo sul fatto che mi sia stato detto il vero o meno, chiederei un chiarimento all'amministrazione, perché altrimenti il sottoscritto non approva il verbale della seduta precedente. Sì, non ho capito, ma lei dice che non è stato detto il vero? Sì. Sì, ma il verbale attesta quello che è stato detto, poi che sia vero o meno, beh, non è il verbale che lo attesta. Ovviamente guardi, lei ha ragione se dice prima che un consigliere comunale dica di non approvare il verbale perché nella seduta precedente l'amministrazione non ha detto il vero, penso che sia meglio dal punto di vista formale o etico che mi venga chiarita questa cosa, perché altrimenti rimarrà agli atti che il sottoscritto dice che l'amministrazione non ha detto il vero e quindi per questo non intende approvare il verbale della seduta precedente. Bene, però io volevo solamente chiarire questo. Il verbale lei può non approvarlo o comunque impugnarlo se dovesse contenere una cosa diversa da quella che l'amministrazione ha detto, cioè se l'amministrazione ha detto bianco e sul verbale c'è scritto nero, allora preferire. Se lo dicono bianco e non è bianco, quella è una cosa un po' diversa, lei ha ragione adesso a chiedere lumi. No, ha perfettamente ragione. Ma lei ha ragione, prego. Ma dal punto di vista... No, è solo una questione... Concedo, diciamo, la possibilità di recuperare... Va bene, allora sentiamo l'amministrazione, c'è l'assessore Mazza che è disponibile a chiarire. Nelle domande presentate per gli impianti sportivi entro il 31 gennaio del 2015 c'era la domanda dell'impianto sportivo Agosti, rifacimento pista di atletica. C'è stato un successivo bando a novembre di manutenzione di impianti al quale effettivamente non abbiamo presentato domanda. Allora, scusate, comuni. Bene, scusate. Comunico le decisioni prese dalla conferenza dei presidenti per quanto riguarda. Vice sindaco, il sottoscritto ha letto il bando di gara che era novembre 2015, quindi io ho letto quello e lei a questa domanda mi ha detto, questo, sto dicendo questo, io avevo detto il bando di novembre, testé terminato, poi. Bene, comunico al Consiglio le decisioni prese dalla conferenza dei presidenti dei gruppi
E inizieremo con esaminando tre interrogazioni, dopodiché procederemo all'esame delle due deliberazioni su GSM e GEA. Quella su GSM la dovremo portare a termine, se possibile anche quella su GEA. Dopodiché, se rimarrà tempo, esamineremo le mozioni fino alle 22.30, salvo ovviamente dover terminare per quanto riguarda la deliberazione su GSM. Detto questo, iniziamo allora con le interrogazioni. Allora, tre interrogazioni. Iniziamo dall'interrogazione presentata dalla consigliera Daniello. Allora, oggetto scuola digitale. È del 2008 il progetto nato sotto il nome Protocollo Brunetta-Gelmini o scuola digitale. Scusate. Il più recente decreto wireless nella scuola che prevede la realizzazione e la fruizione della connettività per l'accesso di studenti e insegnanti e materiali didattici e ai contenuti digitali. Chiedo, come mai non tutti gli istituti comprensivi, credo ICI, sono coperti da cablature e o da wifi? Se pensate di coprire tutti gli istituti comprensivi e entro quali termini, come pensate di supportare il POF per arricchire l'offerta proposta dai collegi docenti che non hanno molte possibilità finanziarie? Firmato Sonia Daniello. Risponde il sindaco, prego. Consigliera, grazie Presidente. Consigliera, comincio io la risposta, se non le dispiace, per cercare anche di inquadrare il tutto nella cornice complessiva degli sforzi che abbiamo fatto in questi anni. Se vi ricordate una mia dichiarazione di qualche tempo fa, un anno e mezzo, due, avevamo cominciato a arrivare con la fibra nelle, adesso consentitemi di usare un linguaggio semplice, nelle scuole medie, quindi parliamo di scuole primarie ma cominciando dalle scuole medie. Perché? Perché si era giudicato che alla fine conveniva intanto coprire questa prima parte delle scuole primarie per poi, anche in funzione delle occasioni che via via si potevano presentare, estendere alle elementari. Quindi faccio un esempio, Terzo Drusin, via Vesaglio, è chiaro che la situazione proprio fisica dell'intero parte scolastica che include medie e elementari ci ha consentito una implementazione, una copertura del tutto molto più veloce che in altri punti dove invece le scuole sono in sedi separate. Allora, quindi il primo punto è stato arrivare con la fibra. Il secondo, la grande domanda da me rivolta più volte agli dirigenti, ma poi che ci facciamo? Una volta che arriviamo con il benedetto doppino, poi per il resto cosa ci facciamo? Quindi con loro abbiamo sviluppato, in funzione delle caratteristiche dei vari comprensori, politica più o meno accelerata in funzione anche, diciamo, delle caratteristiche e delle discussioni, dei progetti che le varie scuole avevano fatto, ci potevano presentare o condividevano con noi. Quindi se faccio adesso una sintesi, io ho qui una tabellina che fa vedere qual è il punto in cui noi siamo arrivati con la fibra, il lavoro è stato eseguito, dove abbiamo chiesto un preventivo per l'allacciamento, in genere appunto riguarda le scuole elementari, dove abbiamo, e questo è stato il passo successivo, dopo essere arrivati con la fibra abbiamo, come si dice in gergo, cablato la scuola stessa. Cablato vuol dire che, vi ricordo che avevamo usato proprio le scuole di via Vesaglio come inizio di questo nostro lavoro, di questo nostro sforzo. Volevamo far sì che la presa per l'attacco alla rete locale delle varie scuole fosse assolutamente in tutte le aule, in tutti i laboratori, insomma in tutti i luoghi che dal punto di vista didattico potessero essere utilizzati.
cosa che appunto, visto che Via Vesaglio è stata la prima, questo abbiamo realizzato. Nelle altre scuole la situazione, diciamo, della cablatura dipende, quindi se vuole poi le do il foglio in modo da, che è più semplice perché è abbastanza lungo l'elenco. Allora, l'ultimo step riguarda se vogliamo o no accendere il wifi all'interno delle scuole stesse. Perché? Perché apparentemente, adesso qua bisogna capirsi bene, se è più importante per la didattica o se sia più importante solo per la pura funzione, chiamiamola non amministrativa, ma insomma la parte, non so, i registri elettronici, intendo che saranno sicuramente fondamentali per la didattica, ma non riguardano la didattica di per sé. Uno degli esempi in questo senso virtuoso che noi abbiamo, parlo di didattica, che è stato penso anche abbastanza noto, è proprio di Via Vesaglio, dove questa benedetta scuola 2.0, sia dal punto di vista della disponibilità impiantistica, sia da un punto di vista soprattutto della didattica, del coinvolgimento degli insegnanti, è stato operato in modo molto profondo ed è diventato una scuola esempio non solo per Pordenone ma in giro per il nord Italia. Ci fa un grande piacere sapendo anche l'impegno che ci eravamo preso con i ragazzi del CCR proprio 3 anni fa in quella scuola. Allora, il wifi lo accendiamo oppure no? Ecco, dipende, non è una risposta diplomatica. In alcune scuole, approfittando del fatto che alla fine queste prese, no, per l'attacco alla rete locale erano state create, indipendentemente, insomma, e usando le risorse della scuola stessa, questi wifi sono stati accesi. Quindi non c'è un progetto unitario, si è approfittato del fatto che c'era una certa disponibilità. Io non so dire in quante scuole, perché ovviamente questo è sempre stato sensibilità e iniziativa dei dirigenti e vorrei dire anche dei loro vicari. Quindi diventa molto capillare questa cosa. Se ci diciamo in generale che noi vogliamo fare, pulire tutto quello che è stato fatto, per far sì di mettere un unico progetto, diciamo, wifi nelle nostre scuole, io sono piuttosto contrario. Perché? Secondo me l'utilizzo dei dispositivi wifi all'interno della scuola deve essere fatto con una certa saggezza, per una questione proprio di diffusione di punti di trasmissione di onde elettromagnetiche. È chiaro che se noi volessimo fare un unico hotspot, cioè un unico antennona che copre una scuola elementare, certo che si può fare, però praticamente non vorrei usare delle figure da cartone animato, ma è probabile che insomma se i passeri passano davanti all'antenna si bruciano le ali, insomma, no? Quindi voglio dire, ci deve essere una certa cura nel far sì che quello che noi mettiamo nelle scuole ci dia la possibilità di usare in modo moderno queste tecnologie, ma non superi nemmeno un buon senso garantito. Non so se sono stato chiaro. Quindi, sulla salute. Quindi, è un discorso che ho fatto all'interno delle nostre scuole primarie, insomma, sia elementari che medie. La struttura delle scuole, proprio quando sarà terminato questo cablaggio in tutte, ma insomma siamo a buon punto, ci consentirà di fare qualsiasi cosa, cioè se li vogliamo mettere, li possiamo mettere e non con una grande spesa, però a mio avviso su quello un progetto in cui tutti si mettono insieme e discutono esattamente fino a che livello vogliamo andare, cioè quante antenne, la effettiva diffusione dal punto di vista della trasmissione elettromagnetica delle antenne, secondo me sarà necessario, altrimenti ognuno ha la sua responsabilità. Se le dirigenti scolastiche hanno ritenuto opportuno comunque aprire questo fronte in modo autonomo, avranno anche assunto sicuramente le informazioni dalla loro parte. Noi siamo disponibili però a rivedere i loro progetti, a dare una mano per completarli in modo congruo. Aggiungo per far capire su questa storia, scusate se mi dilungo un attimo, ma lo ritengo importante condividere. Voi sapete che sono stati emessi dei bandi
che praticamente attraverso le varie forme di sostegno alla scuola davano piccoli finanziamenti, non grandissimi, ma piccoli finanziamenti agli istituti che presentassero progetti di, chiamiamola, digitalizzazione, no? Quelli che sono definiti, se ben ricordo, PON, non so cosa voglio dire PON. Vabbè. È venuto fuori per la sovrapposizione di quello che noi stiamo facendo, di quello che già nelle scuole si sta facendo, più lo stimolo a presentare i progetti che apparentemente dovevano essere in sovrapposizione perché riguardavano pur sempre la cablatura e l'utilizzo della parte digitale, secondo me poteva essere un'opportunità, ma è venuto fuori anche una gran confusione di chi faceva che cosa, sinceramente. Hanno chiesto il nostro aiuto, con qualche coinvolgimento l'abbiamo dato da un punto di vista meramente tecnico, cioè cablaggi, concentratori di antenne, eccetera, però resta sempre un dubbio di come, lo dico con amarezza, questo fronte, questo grande no, slogan della scuola digitale alla fine venga effettivamente svolto, perché a mio avviso una regia più chiara, sia da un punto di vista ministeriale, cioè standard, cosa vogliamo mettere, come vogliamo cablare le scuole, ampiezza di segnale, antenne, non voleva dire già impegnarsi con un fornitore, dare semplicemente un po' la configurazione di dove voler arrivare, secondo me sarebbe stato utile a tutti e ci aiuterebbe anche adesso a evitare la duplicazione di sforzi, questo intendo dire. Comunque noi, la nostra parte, la cablatura eccetera, fino al livello di poter mettere queste antenne, e in effetti alcune sono state messe, lo abbiamo quasi completato. E sarò lieto di darle poi il documento. Se vuole, Assessore. Sì, a completamento di quanto ha detto il Sindaco, è vero che noi siamo partiti in una maniera non omogenea sul territorio, siamo partiti prima dalle scuole che presentavano delle difficoltà maggiori, quindi siamo partiti da Pordenone Sud e dalla Centro, che sono le due scuole che hanno il più alto numero di presenza di bambini immigrati e che presentavano una serie di difficoltà. Ma ad oggi stiamo cercando di equiparare tutte le scuole e abbiamo speso ultimamente, proprio abbiamo deliberato la settimana scorsa, 20.000 euro per la Rorai Cappuccini e 20.000 per Torre, che erano le due scuole che avevano visto un intervento minore rispetto appunto alla digitalizzazione. In particolare per quanto riguarda Rorai Cappuccini abbiamo fornito due LIM per quanto riguarda il laboratorio scientifico della Pasolini e 23 tablet per quanto riguarda la primaria. Questo non si inserisce semplicemente in una distribuzione di hardware, perché vi ricordo che noi 2 anni fa abbiamo fatto, e per 2 anni consecutivi, una formazione degli insegnanti, alla quale poi hanno partecipato anche i genitori, sull'uso di una didattica implementata attraverso la digitalizzazione. E tra l'altro stiamo continuando a lavorare in questi termini, perché nel frattempo gli insegnanti che sono stati formati a questa nuova didattica stanno producendo dei materiali che cercheremo di mettere in rete in modo che tutte le scuole possano scambiarsi questa nuova forma di didattica e quindi uniformare anche gli interventi. Bene, grazie Assessore. Prego, consigliere Daniello. Grazie. Allora, grazie al Sindaco e grazie anche a lei, Assessore. Allora, l'interrogazione era parte male, nel senso che è partita già molto tempo fa, a ottobre, perché sia a Torre sia Rorai Cappuccini denunciavano questa assenza di strumentazione. Ok? Allora, adesso io, signor Sindaco, non so, cablatura, ma parlo in modo molto semplice. Alle medie di Rorai Cappuccini e alle medie di Torre, Wi-Fi non c'era. Wi-Fi per che cosa? Per i progetti e gli approfondimenti che i ragazzi dovevano fare, perché
Qua si chiede, cioè io chiedo per questa, queste opportunità, no, per i laboratori che i ragazzi devono avere, quindi laboratorio di scienze e laboratorio di informatica. In più a Rorai Cappuccini c'è il laboratorio di lingua che ancora non è partito e sono 2 anni che stiamo aspettando questa cosa, proprio perché non c'erano non c'era la digitalizzazione all'interno della scuola e non c'era appunto questa opportunità. Ci sono i professori pronti, tutte le attrezzature al di là della digitalizzazione pronta, però non c'erano le attrezzature vere e proprie, quindi neanche il wifi o quello che o la cablatura o altro. E l'unica scuola adesso che risponde, fa il bando PON, quello che parlava il sindaco prima, è l'istituto comprensivo di Rorai Cappuccini, ok? Perché il sud ne ha a vonde, perché siete partiti, avete dato, meno avete dato agli altri medie, lasciamo stare l'istituto comprensivi. Forse io sono d'accordo col sindaco che alle elementari probabilmente ci vogliono ancora i gessetti, no? E si può fare scuola anche con, avendo una LIM, girando le varie classi ci si organizza. Alle medie c'è un'altra difficoltà, c'è un altro approccio, i ragazzi sono diversi. E non mi piace però, assessore, sentir dire che avete puntato sui posti in cui c'era qualche difficoltà in più rispetto a. Il Rorai Cappuccini è una situazione in cui non ha mai avuto negli ultimi 5 anni un dirigente fisso, ok? Per cui chiedeva una cosa a uno e il secondo se ne andava via, ok? L'Arcuri chiedeva, per non far nomi, e poi quello che si è trovato in corsa non sapeva e altro. E quindi una difficoltà lì, una difficoltà a raccordare poi quello che c'è sul territorio. Raccogliamo i ragazzi di tutti gli istituti comprensivi che sono stati bocciati e quindi vengono al Rorai Cappuccini. Quindi non è che il Rorai Cappuccini sia l'idillio amoroso e non ci fosse la necessità di cercare un supporto anche da questo punto di vista. Adesso, bene che ci siano questi 20.000 euro con 2 LIM e 23 tablet, però ci vuole assolutamente la connessione per poter dar gambe a questi laboratori, ok? No, non ce l'hanno. Sì, ma non con la connessione con la fibra. Non hanno wifi, non hanno fibra, perché altrimenti non sarebbe l'unico istituto che si è messo a fare il concorso PON, perché altrimenti... Allora, un occhio di attenzione anche a questi. Vi hanno chiesto dei sistemi anche... Non riuscite a dare tutte le LIM? Benissimo. Vi hanno chiesto videoproiettori, 7 videoproiettori. Mi pare che sia una richiesta basilare e non una spesa così eccessiva da poter investire su 7 proiettori. Grazie consigliere. Consigliere Ribetti, sì, una sua interrogazione. Pordenone città sicura, quali le iniziative dell'amministrazione per la sicurezza in città? Il sottoscritto Francesco Ribetti, consigliere del Comune di Pordenone, facente parte del gruppo consigliere del Popolo della Libertà, Fratelli d'Italia, premesso che nella serata di ieri si è registrato un duplice omicidio in città. Trattasi del terzo duplice omicidio nel giro di pochi mesi. Dei 2 fatti di sangue su 3, i protagonisti della vicenda sono cittadini extracomunitari. Oltre a tali deprecabili episodi, negli ultimi mesi in città si sono registrati episodi gravi. Si ricordi l'evasione dal carcere seguita dallo stupro di una giovane donna, dai tentativi di stupro a torre, eccetera. Anche in tali episodi i protagonisti erano cittadini extracomunitari. Più volte l'amministrazione richiesta sul punto ha affermato non esistere un problema sicurezza in città. Tutto ciò premesso, sottoscritto consigliere comunale del gruppo del PDL,
interroga il sindaco e l'assessore competente per conoscere 1. Se l'amministrazione comunale di Pordenone ritenga che Pordenone sia una città sicura. 2. Quali siano le azioni concretamente poste in atto dall'amministrazione comunale per migliorare ed incrementare la sicurezza dei concittadini. 3. Se sia intenzione dell'amministrazione prevedere azioni e o finanziamenti a favore di iniziative volte a favorire la sicurezza dei cittadini. Francesco Ribetti. Prego, signor sindaco. Grazie, grazie Presidente, grazie consigliere. Devo dire che l'interrogazione viene dopo, tra l'altro, i fatti della settimana scorsa, quindi se volete lo integriamo, ma sappiamo bene, eravamo chi direttamente e chi indirettamente coinvolti da quanto è successo in città. Allora, vado in modo sintetico a elencare le azioni, le due principali azioni che abbiamo fatto nell'ultimo periodo per la sicurezza in città, ricordando che alla fine è chiaro che noi collaboriamo con le forze d'ordine, le forze di polizia che sono preposte alla sicurezza e con questura, il comandante dei carabinieri, il comandante della finanza ed il prefetto con cui regolarmente ci troviamo. L'ultimo comitato di ordine e sicurezza l'abbiamo avuto adesso una decina di giorni fa, tutti presenti, approfittando anche del fatto che è arrivato un nuovo questore e quindi era la prima volta che con lui ci confrontavamo con i temi della città, volevamo sentire così le sue prime impressioni, anche se effettivamente era arrivato da pochissimi giorni. E chi, da un lato il questore ha condiviso con noi le statistiche, parlo di statistiche in generale, io sono abbastanza tiepido sulle statistiche, però poi vengono usate come riferimento in molti modi, anche nell'attribuirci le forze di polizia, intendo. Quindi le statistiche che il questore ha condiviso con noi era che, facendo il paragone anno su anno, il numero complessivo di reati nella nostra città è leggermente calato. Mentre, attenzione, leggermente, io non ho il numero di reati. Poi c'era un'attenzione particolare ai cosiddetti reati predatori, no? E questa statistica indicava che nella nostra città le statistiche, quello che veniva è stato denunciato, eccetera, sono in leggero calo. Ovviamente, visto che il questore ha una visione più larga del tema, questo non è vero invece nelle cittadine che ci sono vicine. Quindi se voi vedete la famosa traccia dell'autostrada, le città più vicine all'autostrada, parlo del Conegliano, Portogruaro, invece sono state bersagliate in modo significativo e quindi mostrano un trend in incremento, non drammatico ma in incremento. Allora, che cosa abbiamo stabilito con il questore? A parte le cose che potete immaginare, siamo arrivati lì con una bozza di incremento delle telecamere con una particolare attenzione nella parte sud, cioè verso l'autostrada, però questo deve essere validato sia dalle forze, sia dai carabinieri che dalle forze di polizia. Vogliamo essere sicuri questa volta che tutti i punti nuovi che andiamo a intercettare siano quelli giusti per garantirci questo ritorno di informazione. Dall'altra parte abbiamo anche stabilito che una serie di sessioni con le forze dell'ordine all'interno del territorio della città possa essere utile per anche dare degli avvertimenti ai nostri cittadini e far vedere la gestione di determinati casi. Alludo al famoso tema della cittadinanza attiva. In un certo senso, sembrato quasi detto apposta, visto poi quello che è successo la settimana scorsa. Per questo quindi stiamo concertando con le forze di polizia e la finanza una serie di sessioni all'interno adesso stabiliremo bene come dividere la città,
fare questi incontri pubblici in cui dal loro punto di vista, e quindi con un copione che stanno già definendo, potremo andare a definire meglio, dare gli avvertimenti, non so come dire, è una questione di una parte di formazione. No, proprio formazione con casi specifici, l'attenzione anche dalle loro statistiche, che cosa dover sottolineare di più. Aggiungo una cosa per vostra curiosità. Abbiamo avuto la scorsa settimana, la Confcommercio ha organizzato un evento nazionale sotto il titolo La legalità ci piace, in cui alla fine veniva fatto, dal punto di vista dei commercianti, veniva fatto un punto della situazione in tutta Italia, ma le statistiche poi arrivavano anche al nostro territorio, per capire, quindi usate il punto di vista dei commercianti, quindi il taccheggio, il fatto del commercio, delle griff falsificate, insomma, tutti questi aspetti, e per capire com'era l'andamento, la paura, non paura degli esercenti. Quello che emergeva, lo trovate sul sito di Confcommercio, tutte queste informazioni, emergeva che chiaramente il nostro territorio, dal punto di vista dei numeri, non so, delle estorsioni, è nella classifica molto giù, cioè non è uno dei territori più colpiti. Ma quello che è strano invece è che la nostra regione vede Trieste come la città dove in Italia vengono eseguite il maggior numero, quindi in percentuale, il maggior numero di truffe informatiche, Trieste. E noi, se vedete la nuvola, cioè informatiche via web o via a Trieste, ma anche noi, quindi, anche se non abbiamo il livello di Trieste, che è la prima in Italia, anche noi, stranamente, rispetto a tutti gli altri posizionamenti, siamo molto più in su. Sembra di fatto che sia un'esposizione, diciamo, delle categorie più deboli che abbiamo in città alle truffe di questo tipo. Quindi, siccome il comandante provinciale della finanza è particolarmente attivo nella sua offerta di corsi specifici proprio su questo tema, no? Su come vengono costruite le truffe informatiche, si parla dalla telefonata, dal carpire, insomma, da un sacco di aspetti, lì ci sarà un altro filone di interventi, ovviamente dobbiamo adeguarci al suo calendario, per far sì che questa, non so come chiamarla, insomma, l'attenzione dal punto di vista di questi aspetti, che fanno parte della sicurezza poi alla fin fine, perché hanno una ricaduta diretta sull'incertezza che viene determinata in città, siano attivati, e ha dato la sua disponibilità a fare, l'ha già fatto a Cordenons, ma adesso lo faremo anche all'interno della città. Grazie, signor Sindaco. Prego, consigliere Ribetti, può dichiarare se si è soddisfatto. Grazie Presidente, ringrazio anche il Sindaco per la risposta. Sono soddisfatto per quanto riguarda l'inizio delle iniziative che il Sindaco ci ha rappresentato, cioè l'incontro con le forze dell'ordine e la cittadinanza. Sicuramente un punto di partenza, però è un punto di partenza che, a mio modo di vedere, non fa altro che ratificare una situazione di fatto che era già percepita in città. Vede Sindaco, questa interrogazione scaturisce dopo l'ennesimo fatto di sangue che era avvenuto. Quando mi ricordo, più di qualche volta in questo Consiglio Comunale, soprattutto quando si affrontavano certi temi o relativi al bilancio o relativi alle spese, veniva enfatizzato da parte delle opposizioni, diciamo, la poca sensibilità che veniva percepita da parte dell'amministrazione al tema sicurezza. Più di qualche volta ci siamo sentiti dare degli allarmisti, ci siamo sentiti dire che stavamo cavalcando e speculando su episodi di sangue. Non è proprio così, il fatto stesso delle iniziative che voi adesso iniziate a prendere va a certificare qualcosa che avevamo detto da tempo. Pordenone purtroppo è passata da essere conosciuta come una città
o di militari per anni fa, oppure di sviluppo economico, purtroppo è saltata alla ribalta nazionale per i fatti di sangue. Quindi non si poteva più aspettare ed era necessario, a mio modo di vedere, che l'amministrazione prendesse delle iniziative. Queste non so se sono iniziative riconducibili all'amministrazione, mi sembra che l'amministrazione abbia fatto più che altro da collante, però ben venga, perché qua adesso non vogliamo stare a dire, a metterci medaglie sul petto, ve l'avevamo detto, però quello che ci interessa è che ci sia da parte dell'amministrazione una presa di coscienza del fatto che purtroppo la Pordenone di una volta, la Pordenone sicura, non c'è più. Lei ha citato... Ha citato i dati. Io dai dati che lei ha citato colgo sul calo dei reati, soprattutto quelli contro il patrimonio, colgo un dato di fatto che secondo me è basilare. Forse cercano, Pordenone non è più vista come una meta sicura dove trovare soldi, perché forse soldi non ce ne sono più tanti, e si sono spostati su altri tipi di reati. Il fatto stesso che lei, il dato che ci portava, no? Che le città con termini, soprattutto quelle vicino all'asse autostradale, hanno visto incrementare il numero di reati, mi fa capire che appunto si va a cercare altrove. Forse sarebbe importante in tale ottica, con una concertazione con le altre forze dell'ordine, magari prevedere magari, mi viene in mente parlando dei blocchi stradali la sera a ridosso delle arterie autostradali, oltre che, cosa importante a mio modo di vedere, è una maggior presenza, se così si può dire, anche di quelle che sono le forze dell'ordine sul territorio, quindi accanto alle forze dell'ordine anche i nostri vigili, che magari vengono impegnati anche in attività di questo tipo, in sinergia. Certo, è importante la sinergia, è importante lavorare assieme, però è fondamentale, a mio modo di vedere, un comportamento che prenda coscienza di questo sindaco. Non si può più continuare a dire che Pordenone non è Scampia, perché Pordenone sta diventando Scampia, mi chiedo scusa per la risata, perché se così, se un problema viene sottovalutato, i rischi che si corrono sono questi, perché è giusto non creare falsi allarmismi, ma è altrettanto giusto avere una mano ferma, una mano decisa, per quanto è nei limiti dell'amministrazione, chiaramente. L'amministrazione ha dei compiti, diciamo che in tema di sicurezza pubblica vanno ad affiancarsi, sono dei compiti di ausilio, però sono compiti che vanno svolti, sono compiti che non vanno minimizzati. Preferisco che le nostre pattuglie mettano qualche multa in meno, però facciano percepire la sicurezza ai miei concittadini. Preferisco vedere 2-3 vigili in meno per le strade o col telelaser in meno e che mi vadano magari a fare una ronda più periferica, magari nelle zone più periferiche della città, quelle meno battute dalle forze dell'ordine. Si vedono, assessore, però non voglio, per carità, fanno quello che possono, però certi episodi tipo quello di Torre, certo non si può coprire tutto il territorio comunale, è impensabile, però io credo che se un'amministrazione minimizza e continua a battermi sulle multe e continua a battermi su altro, forse non ha capito che Pordenone sta cambiando per un insieme di fattori. Quindi io ritengo, quindi posso dirmi soddisfatto per l'inizio di quello che sta facendo l'amministrazione, stando a quello che dice il sindaco, assolutamente insoddisfatto, perché forse poteva farlo prima, come l'abbiamo, ripeto, più volte sottolineato dai banchi di questa minoranza. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Piccinato è presente. Sì. Allora, interrogazione, preghiera islamica in Consiglio Comunale. Considerato che le istituzioni sono un luogo laico, un clandestino non dovrebbe nemmeno mettere piede nella nostra terra, che chi viene qui deve integrarsi e rispettare i nostri usi e costumi. Il sottoscritto interroga l'amministrazione per sapere come sia potuto succedere, chi ha permesso l'entrata dei clandestini in un luogo istituzionale, se per l'amministrazione il Consiglio Comunale debba diventare sede di preghiera islamica, se l'amministrazione ritenga ancora le istituzioni laiche, se ritenga che i clandestini non siano riconoscenti con questo atto, perché ai clandestini tutto è concesso mentre ai cittadini no, se l'amministrazione ritenga tale atto uno sfregio alla città, alle istituzioni e alla cittadinanza tutta e se ritenga di scusarsi formalmente per quanto accaduto, se ritenga questo un pericoloso precedente. Firmato Riccardo Piccinato. Prego, signor Sindaco. Grazie Presidente.
Vediamo di mettere insieme una risposta. Anzitutto, cosa veramente è successo? Adesso io non ricordo esattamente la data, se era il 16 novembre, vi ricordate? Lo dico perché era il sabato in cui avevamo come ospite qui in sala consigliare, 16 ottobre avevamo come ospite in sala, prego? Sotomayor, che è venuto a onorarci della sua presenza. Insomma, è stato un incontro con la parte sportiva della nostra città, che ha richiamato, non solo ci ha consentito di aprire la sala consigliare, ma di richiamare un buon pubblico curioso di vedere questo personaggio, leggenda dell'atletica. È chiaro che nel momento in cui la sala consigliare è stata aperta, proprio perché era un evento pubblico, di pubblico ne è arrivato tanto, e quindi anche le persone che sostavano sotto la loggia, quindi i profughi che erano in centro città, sono arrivati all'interno della sala consigliare. L'evento è finito, io ho accompagnato gli ospiti, mi è stato detto che la sala non veniva, come dire, liberata. Sono ritornato per parlare con sia i profughi, erano loro che, non tanto loro direi, che non volevano andare via, quanto l'associazione immigrati che erano in loro compagnia, diciamo. E breve discussione su necessità, i temi li conoscete bene, come l'ospitalità, non ospitalità, dormitorio, non dormitorio, alla fine se ne sono andati. Il tutto, almeno dal mio ritorno al fatto dell'uscire dalla sala consigliare, sarà stato 25 minuti, mezz'ora. Allora, questo, dunque, la domanda dice: come sia potuto succedere? Io devo essere sincero, ho visto anche le foto, c'è un'altra interrogazione sullo stesso tema, e ho visto che è corredata da foto. Io non ero presente al momento in cui questa cosa è avvenuta, può darsi, io non ero assolutamente al corrente se non attraverso quello che poi è stato riportato. Però il punto vero della domanda è: ma questa persona, evidentemente di fede islamica, ha effettivamente fatto un oltraggio al nostro luogo istituzionale? Secondo me no. Secondo me no, perché questa è una sala che sulla laicità non so, perché io ci tengo a dire quali sono le nostre radici. Io sono laico, ma ci tengo anche a sottolineare quali sono le radici profonde cristiano e cattoliche del nostro territorio. Ma il fatto che qualcuno si sia messo a pregare non è che abbia insultato, abbia urinato negli angoli, abbia detto bestemmie di qualsiasi tipo, secondo me non rappresenta un oltraggio per la città, né per questo luogo né per noi. Questa è la mia opinione, visto che è con questa precisione che mi viene richiesta la risposta. Quindi non ritengo nemmeno che questo sia un pericoloso precedente. Faccio notare che la nostra è una sala che ha il crocifisso, che è lì da sempre, quindi è un luogo che le radici le richiama, quindi è una sala laica, ma che anche rimanda a precise fondamenta storiche e culturali. Grazie, signor Sindaco. Prego, consigliere Picinato, può dichiarare se si ritiene soddisfatto. Chiedo solo al Sindaco se, appunto, che manca una risposta, se appunto ritenga... Se ritenga, vabbè, questo insomma lo chiedo un po' così
off interrogazione, se ritenga opportuno quindi che il centro culturale eventualmente un giorno poi debba diventare una moschea, perché eventualmente, perché chiedo, magari insomma ci dà un'anteprima. Posso, faccio una piccolissima aggiunta. Non sono riuscito ieri ad andare al concerto che Monsignor Quaia ha organizzato nella nostra cattedrale per i fatti di Parigi. Mi è dispiaciuto davvero, non ce l'ho fatta fisicamente ad arrivare, perché è stato l'unico, un primo momento secondo me, oddio, non è stato l'unico certo, no, in giro per l'Europa, però fa piacere che questo accada anche nella nostra città, in cui c'erano, dal punto di vista della rappresentazione delle diverse fedi religiose, c'erano proprio tutti. Quindi anche l'imam del locale era con Don Quaia e so che hanno parlato insieme proprio per sottolineare e condannare quanto è successo. Secondo me è un po' un segno, no, anche della nostra comunità e del modo in cui, a mio avviso, questa contrapposizione in qualche modo dovrebbe essere smussata e non accentuata. Per cui io ribadisco un po' quello che le ho detto nella risposta dell'interrogazione. Ok, grazie delle risposte. Chiaramente non posso pretendere la risposta a una domanda che effettivamente non c'era nell'interrogazione. Ovviamente non mi ritengo soddisfatto della risposta, ma qui lo sottolineo, si va chiaramente a quelle che possono essere poi delle opinioni estremamente differenti anche su una visione sociale. È chiaro che in un mondo dove sta cambiando tutto, le frontiere stanno tornando a chiudersi, per mille motivi che io ritengo giustificati, è chiaro che i controlli stanno aumentando, è chiaro che ci sono tutta una serie di cambiamenti che sono di tutta evidenza per necessità, e anche nel dover ritornare ad avere delle regole certe dal punto di vista sociale, per anche quanto riguarda l'integrazione di chi appunto proviene da realtà che sono completamente diverse. È chiaro che anche quella di ritenere o meno uno sfregio a una città di un gesto, di una preghiera all'interno di un consiglio comunale, possa essere comunque interpretato in due modi completamente opposti. C'è chi scusa a prescindere chi viene da fuori per qualsiasi cosa faccia e colpevolizza magari le persone che sono di questa terra da sempre, a prescindere perché abitano qua e quindi sono a prescindere colpevoli anche delle colonizzazioni dei secoli passati, e chi appunto scusa completamente quelli che vengono qua, e chi invece dice sì, possiamo avere delle colpe anche noi, i nostri antenati, però adesso tiriamo una riga e chi viene qua comunque deve rispettare le nostre istituzioni, la nostra società, i nostri cittadini, le nostre leggi e le nostre religioni. Al di là di tutti quelli che sono i ragionamenti possibili, non è accettabile però che manchi un totale controllo in quello che avviene all'interno comunque della sede istituzionale che rappresenta la città, e che non si sappia che cosa succeda, non si sappia chi entra, non si sa come entra, neanche un minimo di controllo. Che il sindaco non avesse idea, questo secondo me, di cosa avviene all'interno, anche finito un incontro, non è giustificabile, non è assolutamente giustificabile. Per quanto riguarda la sua risposta, dove ha detto non ha urinato e non ha bestemmiato, beh, ricordo che le bestemmie arrivavano c'erano in qualche spettacolo che veniva proposto all'interno della città tempo fa, però in quel caso passava lo stesso perché era una forma espressiva. In questo caso invece questo non è un atto, secondo lei, che va proprio a ledere quella che è la dignità di questo luogo? E invece secondo me sì, perché significa non aver compreso
l'importanza di questo luogo e non aver compreso le radici, le tradizioni, gli usi, i costumi e l'importanza appunto della nostra società, che è completamente diversa da quella di chi arriva. E anche nell'ottica di quelle che sono stati i fatti di Parigi e abbiamo visto recentemente, non nego che ci sia anche una certa fobia da un certo punto di vista per quanto riguarda i controlli che avvengono giustamente e anche le paure delle persone di incorrere in attentati eccetera, ma risolviamoli alla base, mettiamo delle regole certe a questa società e diciamo chi viene qua non può fare quello che vuole, dove vuole, quando vuole. Diciamo, spieghiamo a chi viene qua quali sono i suoi diritti, i suoi limiti e i suoi doveri soprattutto, e chi non ha diritti di non essere qua, che venga allontanato da questa terra e che non possa addirittura entrare in sale dove spesso i cittadini nemmeno possono entrare, perché questa è la realtà, i cittadini normali qua dentro non possono entrare nella maggior parte dei casi e quindi non vedo perché debbano entrare dei clandestini che nessuno neanche controlla. Poi io ripeto, sono sconcertato dalla risposta perché ritengo che almeno in questo tipo di luogo uno non possa fare davvero quello che vuole. Comunque, ringrazio. Grazie consigliere. Bene, abbiamo esaurito le tre interrogazioni, passiamo ora alle deliberazioni. Come sapete inizieremo ad esaminare la proposta numero 45. Pertanto, proposta numero 45. Prego. Un richiamo al verbale, se è possibile. Un richiamo al verbale della seduta di lunedì scorso. Sì. Sul verbale delle sedute che ho avuto adesso perché mercoledì non c'era. E se non ci sono osservazioni viene approvato. Se uno deve fare osservazioni deve farlo durante il consiglio. Allora ho in mano la deliberazione che corrisponde al verbale, che è scritta in un buon italiano, ma sul verbale non ho trovato la citazione del parere dei revisori del conto, che era un parere obbligatorio, altrimenti non avremmo interrotto due settimane fa, e questo parere doveva essere riportato almeno in allegato a questo verbale, cioè il verbale, la delibera dovrebbe dire sentito, udito, visto il verbale di revisione del conto che eventualmente si allega. Ovviamente durante le sedute è intervenuto anche un revisore del conto, di questo intervento non si è data notizia e quindi questi sono elementi che chiedo che vengano inseriti su questo verbale, che corrisponde alla delibera che è pubblicata e che corrisponde ad una situazione che può essere sanabile magari ricominciando la pubblicazione, inserendo questo elemento, perché il verbale dei revisori era atto essenziale che doveva essere portato alla nostra conoscenza e quindi componente della delibera. Mi pare che questo sia doveroso. Poi c'è un'altra cosa di cui mi sono accorto, perché ho visto la nostra delibera e anche poi una delibera dell'Umberto I e mi sono accorto che il dipendente comunale che ha dato il parere tecnico di regolarità su questa delibera svolge altre funzioni, funzioni di direttore generale nell'altra casa di riposo ASP che è pubblica. Allora mi chiedo che valore abbia lo statuto dell'Umberto I approvato il 29 luglio 2011, dove al punto 7 dell'articolo 14 dice il regime di incompatibilità del direttore generale, dell'Umberto I ovviamente, è quello previsto per i direttori generali delle aziende sanitarie della regione Friuli Venezia Giulia. Questo vuol dire che se parliamo di incompatibilità non ci può essere un funzionario dirigente che svolga le stesse funzioni nei due enti che dovrebbero in stato confluire, ma quello che è importante è che l'atto dell'Umberto I, avendo un organo manifestamente incompatibile
cosa di cui mi sono accorto leggendo adesso, potrebbe essere un atto che è inficiato o perlomeno dubbio sulla piena legittimità. L'ho detto in questa aula di consiglio comunale, adesso a voi il seguito. Vabbè. Prendiamo atto, non so adesso. Che lo facciamo adesso, io non posso fare nulla. Prendo atto. È così. Va bene. Sì, integriamo l'atto. No, no, non deve, nessuno deve. Io lo integrerò e segnalerò a chi. Va bene. Il regolamento dice già la parola, bisogna dare. Io leggo il regolamento, non è che adesso posso inventare nulla. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica o chi intende a chiarire il proprio pensiero, espresso in aula oppure per fatto personale. Diciamo che forse questo non era neanche... Sì, va bene. Sì, va bene, ma scusate, giustamente l'intervento del consigliere Del Ben, adesso gli uffici prenderanno atto e agiranno di conseguenza, non so dirvi come. Bene, passiamo ora alla proposta numero 45, riconfigurazione della società GSM, gestione servizi mobilità SPA, quale gestore globale dei servizi alla mobilità, riassetto e razionalizzazione del modello gestionale dei servizi e qualificazione dei servizi stessi come servizi pubblici locali di rilevanza economica. Qual è il problema? Grazie Presidente. Dunque, in modo inconsueto abbiamo ricevuto una convocazione dei consigli comunali tripla, cioè nel senso che valeva per tre, per lunedì scorso, mercoledì e per oggi. Un ordine del giorno che è cambiato a seconda probabilmente dei coordinamenti dei cittadini, della lista civica, del PD per vedere se riuscivano a fare qualcosa sulle circoscrizioni, e abbiamo visto che sulle circoscrizioni ad oggi ufficialmente esistono tipo 4 emendamenti soltanto. Ecco, siccome nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale ricevuto lunedì scorso risultava che si dovesse discutere di altri due punti prima di affrontare la discussione di GSM e di GEA. Sì. Sì. Dopodiché abbiamo ricevuto gli emendamenti a un punto dell'ordine del giorno che è stato posticipato. Quindi la maggioranza, non so, dei capigruppo ha deciso di anticipare GEA GSM, che all'inizio non erano neanche presenti all'interno dell'ordine del giorno. Sono stati inseriti dopo, ma messi in discussione prima del consiglio circoscrizionale, la proposta di delibera della modifica dei consigli circoscrizionali e del regolamento dei beni comuni. Quindi adesso si discute di GSM, che bisogna discutere assolutamente entro stasera perché altrimenti non si va avanti col termine dell'autostazione, e va bene. Poi ci sarà GEA per capire, cioè l'intervento per capire se le proposte di delibera, la 40, quella riguardante 44, no, la, quelle riguardanti il 42, quelle riguardanti il regolamento e beni comuni, sì, e le circoscrizioni, no, sì, sono ancora da intendersi all'ordine del giorno. Sì. E se questi emendamenti risultano ancora validi, perché non risultano presenti, almeno da quello che mi risulta, non risulta presente da nessuna parte sull'ordine del giorno il fatto che ci siano già questi emendamenti, se quindi è già emendato il documento, se il documento è già emendato... Ma quale? Stiamo parlando di quale documento? Quello della circoscrizione. Però mi parla di emendamenti che io non ho però. Guardi, è della maggioranza... Cioè, no, nel senso che non fanno parte del documento. Diventeranno emendamenti una volta che verranno presentati. E quindi il fatto che queste
che questi emendamenti sono stati presentati la volta scorsa. Abbiamo anticipato la discussione di GSM e di GEA, capire le motivazioni che hanno portato questa maggioranza a cambiare l'ordine dei lavori. Grazie. Un attimo, andiamo con ordine. Lei adesso mi parla di questi emendamenti, quelli che sono stati, ma questi emendamenti qua sono stati trasmessi ai consiglieri, ma mi pare su richiesta, adesso vado a memoria, non ricordo. Però voglio dire, adesso facciamo un passo indietro, i due argomenti all'ordine del giorno di stasera sono stati presentati all'amministrazione e ha chiesto che venissero discussi prima degli altri per una questione di urgenza. Io ho portato questa proposta di ordine dei lavori alla Commissione Capigruppo, la quale ovviamente non ha deliberato nulla di diverso. È ovvio che voi dovete sempre, scusate, partire dal presupposto che l'ordine dei lavori è un ordine dei lavori che potrebbe essere smaltito nella serata, tutto intero. Consigliere Perfino. Potrebbe essere smaltito nel corso di questa serata. Tutti gli argomenti all'ordine del giorno potrebbero essere discussi tutti stasera. Poi per una questione di organizzazione dei lavori, contemperare o comunque per razionalizzare i lavori, per non terminare alle 4-5 di mattina, ovviamente si decide poi di affrontare determinati argomenti e non altri. Questi avevano carattere d'urgenza da parte dell'amministrazione. Questo è stato discusso in Commissione Capigruppo comunque. C'era il consigliere? Per quanto riguarda gli emendamenti sono stati trasmessi ai consiglieri per dare la possibilità ai consiglieri di esaminarli per tempo, ma la delibera non è stata ancora affrontata, non è stata aperta la discussione, non si è fatto nulla di quella delibera lì. E verrà probabilmente affrontata al prossimo consiglio, che probabilmente sarà il 14, effettivamente. Beh, credo gliel'abbiano mandato via mail giovedì. Sì, vabbè, comunque. No, scusate, se mi volete chiedere una mozione d'ordine sui lavori, la mettiamo in discussione, se no stiamo discutendo di che cosa, che non capisco. Va bene. No. Dica. Anch'io sull'ordine dei lavori, perché faccio presente, se si ricorda, ma volevo vedere il verbale del capigruppo appunto per memoria. Se si ricorda, questa eccezione l'avevo già fatta io in commissione, evidenziando come, a parte che ritenessi poco usuale l'ordine del giorno con integrazione giunta qualche giorno prima, ma più che altro proprio sulla modifica dell'ordine della discussione dei lavori, in quanto abbiamo sempre usato il criterio che le delibere poste all'ordine del giorno erano quelle, e queste due arrivate per ultime venivano poste avanti. Infatti il verbale riporta chiaramente la mia contrarietà, era solo per precisare che l'eccezione, l'obiezione era stata fatta. Secondo me è opportuno che debba decidere il Consiglio. Debba decidere? Secondo me è più corretto debba decidere. Ma lei sta proponendo una mozione d'ordine? Non so se il collega... Sì. Io proporrei la mozione d'ordine, se vogliamo creare un precedente, sì. visto Presidente che sono sempre state bocciate richieste ed obiezioni in tal senso, e sulla sorta di ragionamento che l'ordine è quello e non va modificato, si è sempre stato risposto così. Allora, se creiamo un'eccezione, la creiamo che valga anche per altre volte, dopo non ci si possa trincerare dietro al abbiamo sempre fatto così e seguiamo l'ordine. È anche vero, e devo dare atto che il capogruppo presente... voglio finire il ragionamento, poi dopo... È anche vero che da parte della minoranza c'è stata un'apertura in questo senso, come da parte della maggioranza, eravamo in capigruppo, c'è stata un'apertura nel senso di consentire la discussione anche delle interrogazioni. Era presente il capogruppo per il fiume, il collega Zanut. Quindi, ecco, io riterrei opportuno che si prendesse una decisione che valga una volta per tutte. Cioè, o c'è la possibilità di stravolgere l'ordine delle delibere, o non c'è. No. Ma allora l'ordine dei lavori sa che lo propongo io perché mi compete. In questo caso c'è una richiesta da parte dell'amministrazione di urgenza per poter esaminare queste deliberazioni, e così è stato deliberato in Commissione Capigruppo. In buona sostanza la Commissione Capigruppo non ha voluto modificare l'ordine che avevo proposto.
Consigliere Betti, scusi, quando si trovano degli accordi in Commissione del Capigruppo, poi rimetterli in discussione in Consiglio. Lei sa benissimo che il Consiglio ha i numeri... Giusto che resti a verbale. Si è sentito, non ho concluso chiedendo la mozione d'ordine o voto, ho ricordato quelli che erano gli accordi e ho auspicato di seguire però lo stesso criterio. Cioè ho fatto una raccomandazione, se così mi può essere consentito di dire, cioè smettiamola, come abbiamo detto in Capigruppo, di trincerarci dietro alle delibere, l'ordine è quello, ma che valga per le delibere, perché può avere l'interesse dell'amministrazione a portarle avanti, ma che valga anche per le mozioni, perché noi della minoranza abbiamo solo le mozioni, e se voi mi mettete... Se io un argomento di attualità oggi e faccio una mozione oggi, non posso sentirmi dire la discutiamo secondo l'ordine cronologico, perché fra un anno e quattro mesi non sarà più attuale. No, era semplicemente una raccomandazione, come noi abbiamo fatto l'apertura, e ho riconosciuto l'apertura del collega del Fiume che era presente quella sera, Zanut, che ha cambiato l'orientamento del Fiume, grazie a Dio. Allora, se c'è stata apertura da tutte e due le parti, il buon senso per una volta ha trionfato, che resti a verbale questo. Noi abbiamo fatto le aperture, voi le avete fatte, cerchiamo una strada comune senza trinciarci dietro all'ordine cronologico. Questo volevo lasciare a verbale. Va bene. Bene, allora passiamo a questa proposta numero 45, di cui ho già letto il titolo. Do la parola al signor Sindaco per la relazione illustrativa. Prego, signor Sindaco. Grazie Presidente. Io vi devo riportare per un attimo ad una discussione del 30 marzo di quest'anno, quando abbiamo insieme discusso e poi deliberato il cosiddetto piano di razionalizzazione delle nostre partecipate o dove il Comune è presente in qualità di azionista. E quel piano diceva che per quanto riguardava le nostre due società GSM e GEA, avremmo fatto un'attività di ridefinizione dei servizi. Vi ricordo che il modello che intendiamo perseguire è, nel caso di GSM come nel caso di GEA, dei servizi che vedono dall'altra parte una società in house, quindi completamente pubblica, ma che deve dimostrare che i suoi servizi sono competitivi, che sono nel mercato e che deve avere comportamenti sempre più stringenti, sottoposti al cosiddetto controllo analogo della parte pubblica, e in più che devono essere comunque società in cui c'è partecipazione di più di un socio pubblico. Insomma, è un po' la configurazione proprio sia di GSM che di GEA. Ci siamo mossi per entrambi le società, ma ora parliamo di GSM, per capire come ridefinire meglio i servizi che GSM provvede, i cosiddetti servizi pubblici locali verso la città di Pordenone, e capire alla fine, dal punto di vista di un nuovo affidamento di questi servizi, le linee guida che questo nuovo affidamento deve seguire. Faccio solamente, prima di entrare nel vivo dell'illustrazione, vi do un brevissimo avanzamento dei lavori sul fronte delle partecipate. Vi ricordo che si era detto proprio in quella sede il 30 marzo che saremmo usciti da Comet è il consorzio, siamo usciti nel senso che Comet ci sta liquidando la sua 5.000 euro, ci sta liquidando le sue azioni, ma questa era un'azione che era già stata ampiamente concordata con Comet. Avrete letto sui giornali, ma questo riguarderà passaggi molto più sostanziali all'interno del Consiglio Comunale, che la Camera di Commercio ha cominciato una sua attività di esplorazione della liquidazione di Interporto. Non perché improvvisamente Interporto si presenti voglio dire, con caratteristiche non consone, ma semplicemente perché si intuisce che in questo momento esiste un momento di mercato che potrebbe essere favorevole di fatto a quella trasformazione che proprio qui avevamo accennato. L'Interporto finora ha svolto un ruolo, lo diceva anche ieri il Presidente, nella giornata aperta che era stata organizzata all'Interporto, di
gestore di immobili, adesso è chiaro che una volta esaurita questa iniziale missione bisogna passare ad un altro livello, no, di gestione dei servizi e di piattaforma dei servizi, e quindi questa trasformazione della società è augurabile. Visto che questo mercato della logistica nella nostra regione comincia ad avere un interessante risveglio dovuto al fatto che le proiezioni per il porto di Trieste, almeno sono state dichiarate l'altro giorno, dovrebbero dal punto di vista dei volumi quintuplicarsi per l'effetto del raddoppio del canale di Suez, voi capite che insomma il nostro interporto dov'è, anche se sembra strano, no? Visto che sono 100 km da Trieste, dal punto di vista del retroporto dovrebbe svolgere un'attività molto molto interessante, e questo ci è stato ribadito anche dagli operatori della logistica che abbiamo incontrato ieri. Questo per darvi un flash. Allora, per Comet l'avevamo già annunciato che sarebbe stato così, per l'interporto evidentemente questo è solo l'inizio, ma mi sembrava utile condividere questa informazione, che poi all'interno del Consiglio Comunale avrà altri momenti di non solo di informazione ma anche di condivisione di decisioni. Questa sera parliamo di GSM. Allora, il cappello è GSM. Da sempre la nostra società che si è occupata di alcuni aspetti della mobilità complementari al trasporto pubblico locale, complementare perché chiaramente non è la società che gestisce il trasporto pubblico locale, e abbiamo fatto una rivisitazione, uno studio piuttosto profondo di quello che questa società può dal punto di vista dei servizi pubblici locali, cioè con una configurazione più ampia dei contenuti, offrire al comune, cioè il comune ricerca in GSM un partner per svolgere anche attività più larghe e più di sistema rispetto a quelle che oggi GSM svolge. E questo sarà di fatto il tema di questa sera, l'illustrazione, poi anche dal punto di vista dei contenuti, dell'affidamento, di che cosa andremo a fare. Noi lo spirito con cui abbiamo costruito questo cambio del GSM dal punto di vista del profilo è di avere una società che non gestisca semplicemente il parcheggio, non faccia semplicemente la striscia per terra come segnaletica, ma in effetti sia per noi una controparte dal punto di vista degli studi della mobilità e poi delle realizzazioni pratiche delle azioni che alla fine alla mobilità afferiscono. Sono stato io che ho provocato questa ondata di tosse. Va bene. E allora, come faremo per... abbiamo presentato il tutto in commissione, abbiamo avuto il parere dei revisori, insomma mi sembra che dal punto di vista di tutti i passi che erano necessari li abbiamo svolti. Ciò non toglie che stasera cercheremo di ripercorrere un po' i punti salienti di queste... Di quanto fatto come lavoro con GSM con questa scansione. Il fatto di affidare a GSM una maggiore ampiezza di contenuti esige far sì che lo statuto della società venga cambiato, perché chiaramente ne cambiano un po' le caratteristiche. Quindi il primo tema, che sarà illustrato dal segretario Primo Perosa, sarà un po' in sintesi quali sono i punti di cambiamento dello statuto della società. Secondo punto, parleremo e la dirigente Federica Brazzafolli ci porterà attraverso un'illustrazione delle linee guida del nuovo affidamento, ma vi ricordo che il tutto deve essere accompagnato da una cosa secondo me molto importante, cioè d'accordo che a noi piacerebbe che GSM facesse determinate cose, ma se noi vogliamo dare un affidamento a GSM per un periodo di tempo consistente che consenta a GSM di avere l'ammortamento dei suoi investimenti, è chiaro che GSM ci deve rispondere presentando un piano di business, un piano degli investimenti, una sostenibilità del tutto, che insomma chiude il cerchio. Quindi se da un lato noi prepariamo gli elementi per far sì che la società possa esercitare, possa svolgere questi servizi in più, dall'altra parte però la società stessa ci deve provare che quanto noi chiediamo
e che evidentemente chiede anche investimenti e chiede degli impegni, sia sostenibile nel tempo con un, scusate, con un business plan, visto che bisogna usare questi termini qui, con un piano di sostenibilità della società che verrà poi illustrato da, dal amministratore unico Furlan. Quindi, Presidente, passerei la parola al segretario per la prima parte di illustrazione dei cambi dello statuto. Bene. Speriamo di riuscire a cambiare l'impianto quanto prima. Allora, io mi soffermerei, voi avete a disposizione un testo a fronte in cui si vedono le modifiche a colpo d'occhio, perché sul lato sinistro sono ovviamente le parole sono tagliate. Uno degli articoli che ha subito il maggior rifacimento è l'articolo 4 sull'oggetto sociale, perché si trattava di, ovviamente questo è un lavoro che è stato fatto con supporto del notaio e non solo, che quindi perché dovevamo rispondere formalmente ad obblighi di individuare un oggetto definito, ma nello stesso tempo non poteva essere un oggetto troppo dettagliato, perché ovviamente per esclusione avremmo potuto dimenticare qualcosa. E quindi se andiamo a scorrere l'articolo 4, noi vedremmo che ci sono, se abbiamo le lettere che vanno da A ad F, no? Con delle divisioni. Quindi a partire dalla A, che sono i servizi relativi allo sviluppo della mobilità urbana. Poi il B sono i servizi relativi alla gestione dei parcheggi e delle aree di sosta. Il C sono i servizi per lo sviluppo dei trasporti intermodali. Questa è la novità più forte, anche se fra le righe del precedente articolo, insomma, in qualche modo ci poteva rientrare in senso lato, ed è la gestione, per dire, del centro intermodale. La cosiddetta stazione delle corriere, detta in parole volgari, che in via quindi sperimentale, in attesa poi nelle more di questa approvazione, abbiamo già affidato a GSM, adottando anche la relazione articolo 34, a dimostrazione comunque che tutti i requisiti di legittimità ed economicità già sussistevano precedentemente a queste modifiche, ma in questo momento così andiamo a rafforzare e mettere in ordine il tutto. D, i servizi relativi alla mobilità urbana, allo scopo di garantire normali flussi veicolari stradali, quindi qui siamo, quindi sono sostanzialmente la segnaletica, la manutenzione stradale, e i servizi per lo sviluppo degli strumenti di pianificazione e gestione della mobilità urbana, quindi qui siamo più sulla fase della progettazione, ed F, F sono i servizi atti a favorire la mobilità alternativa o condivisa e l'alleggerimento dei flussi veicolari, quindi che sono le attività di car sharing, bike sharing, nel breve, ma e altre che i sistemi di trasporto potrebbero, da cui potremmo mutuare. Quindi la definizione poi della modalità con cui gestire questi servizi sono definite da un lato nelle linee guida del nuovo contratto, dei nuovi contratti che poi andremo a stipulare con la società. Quindi già si vedono, e poi nei dettagli che inseriremo in questa nel contratto tipo, insomma, che avete in allegato, che è comunque un contratto tipo molto più dettagliato dei contratti vigenti.
Ecco, quindi sotto l'aspetto poi di altre grandi, altre modifiche, io mi soffermerei sul recesso, che è un po' più ampio rispetto all'attuale statuto e al codice civile, comunque che consente, ma se uno proprio non ci vuole stare, comunque di farlo uscire, con che modalità. Poi all'articolo 21, vediamo il 10 ter, ecco il bis, sulle competenze dell'assemblea ordinaria, straordinaria, è stato previsto addirittura l'articolo 10 quater, una tutela particolare, questi per meglio rispondere ai requisiti dell'in-house, una tutela nel caso di un in-house da parte di una pluralità, quindi di una società che è formalmente privata, ma secondo la normativa europea e la giurisprudenza e le ultime direttive che sono in corso di recepimento dallo Stato italiano, quindi la 23, 24 e 25, 2014, che impongono, quindi nel caso di una pluralità, anche delle tutele per i soci minoritari. Quindi qui si è alzato l'autorizzazione all'organo amministrativo per il compimento delle decisioni strategiche a livello dei 2/3 della, quindi ci vuole un quorum molto elevato. In questo momento, quindi è anticipo sia per GEA che per GSM, è una tutela prevista per il futuro, perché in qualche modo la città di Pordenone ha comunque un peso talmente rilevante che è come fosse quasi un socio unico. Però insomma, la previsione, quindi, di poter allargare la società ad altri soggetti, ad altri enti pubblici, è comunque stata prevista. Scusate il raddoppio delle parole. Quindi su questo non ci sono poi particolari altre grandi rilievi. Semmai, quindi, i poteri dell'organo amministrativo è stato riscritto in parte, ma mi soffermerei invece sulla convenzione di controllo analogo, a me, poi se avete ovviamente domande, sulla convenzione di controllo analogo, perché alla fine dell'articolo 5, ed è il comma 4, è previsto recependo gli indirizzi normativi, ma anche una particolare attenzione che ci viene posta da tempo dal collegio di revisione, cioè sugli obblighi di governance dei soggetti, degli enti strumentali, delle società partecipate, quindi di prevedere dei momenti più stringenti sul rispetto degli obiettivi gestionali, perché poi andiamo tendenzialmente al bilancio consolidato e quindi eventuali gestioni non in utile o comunque problematiche si riversano sul bilancio comunale in quota parte, con obblighi di accantonamenti. E quindi è previsto che il Consiglio dei rappresentanti dei comuni, quindi questa assemblea di controllo analogo, approvi sia il piano degli obiettivi sia il budget, mentre voi sapete che nelle società tendenzialmente il bilancio è il rendiconto, no? Quindi è il bilancio consuntivo, detta con le parole del bilancio comunale, e il sistema del controllo di gestione della società. Quindi l'intenzione chiara, leggibile anche poi dagli elementi fondanti del contratto di servizio, è di estendere il nostro sistema di controllo di gestione, quello che attiviamo per il controllo dei settori, quindi per il monitoraggio degli obiettivi e dei costi, alle società partecipate, quindi con la definizione e la condivisione degli obiettivi annuali, il monitoraggio periodico, che nel caso del comune è ordinariamente trimestrale, ma sugli obiettivi più importanti e strategici può essere accorciato al mese o anche ai 15 giorni, ovviamente non su tutto perché diventerebbe dispendioso, e quindi un'estensione del nostro sistema di controllo di gestione e di definizione del budget. Quindi questa è sostanzialmente
la novità stringente verso, in questo caso, i nostri due amministratori unici della società. Direi grandi altre novità, ci sono solo, diciamo, ritocchi tecnico-giuridici per allinearsi meglio alle normative europee e quindi per rispondere sotto l'aspetto formale in modo ineccepibile al modello della società in casa, quindi dell'in-house. Io direi, mi fermerei qui in questo momento, poi se ci sono domande sono qui per rispondere su questi aspetti tecnici, fermo restando che eventuali suggerimenti o dettagli, perché ovviamente tutto è perfettibile, sono comunque ancora diciamo recepibili, perché nell'atto, nella delibera, noi diamo comunque mandato al sindaco, che partecipa poi all'assemblea della società, di portare davanti al notaio eventuali ancora correzioni che fossero richieste, di tipo ovviamente non sostanziale, ma per migliorarne la coerenza giuridica. Allora, faccio un passo indietro. Allora, con il piano di razionalizzazione approvato a marzo, nella relazione tecnica già si descrivevano alcuni possibili orizzonti strategici ed indirizzi che l'amministrazione poteva assumere in direzione allo sviluppo dell'attività di GSM, questo sia per GSM che per GEA. E quindi aveva già individuato alcuni ulteriori servizi da affidare alla società stessa. Tra questi, l'ambito di estensione prevedeva sostanzialmente sia la gestione del centro intermodale passeggeri, sia i servizi di bike sharing e anche altre attività. La riconfigurazione quindi della società, quale gestore unico dei servizi pubblici locali per la mobilità secondo il piano operativo di razionalizzazione, prevedeva quindi alcune attività che qui le possiamo leggere sia nella relazione ex articolo 34, sia nelle linee guida, ma anche nella delibera. Quindi quale sarà il nuovo assetto dei servizi alla mobilità in chiave globale e integrata? Allora, sviluppo e gestione della mobilità urbana allo sviluppo degli strumenti di pianificazione e di gestione della stessa, nonché finalizzate a garantire agli utenti l'accesso alla zona traffico limitato e la fruizione delle aree di sosta. La gestione dei parcheggi e delle aree di sosta, nonché le attività sanzionatorie. E il trasporto intermodale, la gestione del centro intermodale, anche confermando gli atti fin qui adottati. Uno sviluppo della mobilità urbana in relazione ai flussi veicolari stradali e agli eventuali con particolare incidenza sulla mobilità stessa, comprensivi delle attività istruttorie alla regolazione della viabilità. La mobilità alternativa o condivisa al fine di un utilizzo razionale degli autoveicoli, compreso il car sharing, e l'alleggerimento dei flussi veicolari, in special modo in alcune aree direttrici. La mobilità ciclabile, compreso il bike sharing, la gestione di rete dati e dei pannelli informativi relativi alla mobilità urbana e al sistema dei parcheggi, l'esecuzione, la gestione e manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale, nonché quella complementare, dei servizi manutentivi, i servizi manutentivi delle infrastrutture stradali e delle relative pertinenze al fine di garantire la massima efficienza alla rete viaria e conseguentemente garantire la massima fluidità ai flussi veicolari di mobilità nell'ambito del comune di Pordenone, e tale complesso di attività è destinato a comprendere anche la realizzazione di nuove opere e la loro correlata gestione alla mobilità. Allora, per quanto riguarda gli atti allegati alla delibera, oltre alla modifica dello statuto e alla convenzione per controllo analogo, si va ad approvare anche la relazione ex articolo 34,
che viene approvata ai sensi del decreto legge 179 del 2012 come convertito dalla 221 del 2012, che costituisce appunto l'allegato 3, corredato dal piano industriale che costituisce l'allegato 4, contenente il piano degli investimenti, il quadro economico finanziario, rilevando che il complesso degli investimenti per lavori, mezzi e servizi in essa delineato consente di individuare come periodo ottimale per il recupero degli stessi investimenti un arco temporale di 15 anni, tale da consentire l'affidamento del complesso dei servizi per la mobilità, nonché di stabilire che l'affidamento dei servizi in essa contenuti avvenga con decorrenze ivi indicate fino al 31 dicembre del 2030. Che cosa, prima il sindaco e anche il segretario parlavano delle direttive europee. Quali sono gli elementi fondanti della norma europea? Allora, innanzitutto qui parliamo di affidamento diretto e dell'affidamento in house. Quali sono le condizioni? Innanzitutto quello dell'esercizio del potere del controllo analogo. Il controllo analogo viene esercitato, come diceva prima il segretario, sia dalla convenzione ma anche dagli organi della società. Che l'80% delle attività della persona giuridica controllata siano effettuate nello svolgimento di compiti ad essa effettuati. E qui sia per GEA che per GSM, visto che parliamo di entrambe le società, loro svolgono attività per gli enti da cui ricevono l'affidamento, quindi dagli enti pubblici. E questo come primo passaggio. Quali sono gli elementi della prevalenza delle norme che devono essere rispettati? Allora, deve essere giustificata le ragioni della scelta in merito alla modalità di affidamento, devono dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per quella specifica forma di affidamento, e devono essere specificati gli obblighi di servizio pubblico e di servizio universale, indicando le corrispondenti compensazioni economiche se previste. Allora, nella relazione ex articolo 34 di GSM voi troverete le diverse giustificazioni al rispetto della norma europea. In sostanza, che cosa va verificato? Va verificato che appunto ci siano tutti questi requisiti di cui vi dicevo prima, e questo lo è specificato all'interno della relazione, e nella parte finale diciamo che gli aspetti economici, che l'analisi comparativa sui costi dimostri che il servizio affidato sia dal punto di vista economico vantaggioso. E questo lo trovate nelle ultime pagine. Farei un ulteriore passo indietro e riprenderei un attimo la delibera, perché con questa operazione qui, quindi la gestione globale delle attività come servizio alla mobilità e la riconfigurazione della società, di fatto ricomprende l'intero pacchetto. Negli atti sono dimostrati passaggio per passaggio che tutte le varie disposizioni di legge, sia quelle nazionali che quelle europee, vengono rispettate. Un'ultima cosa direi. Sì, nelle linee guida del contratto, che come diceva il segretario sono un po' più delle linee guida, perché noi siamo entrati un po' più nel dettaglio rispetto a quello che prevede il Ministero dell'Economia nazionale, noi andiamo a disciplinare vari passaggi. Qui il servizio non è solo tra l'amministrazione comunale e la società, ma in realtà i soggetti sono tre: l'amministrazione comunale, la società e il cittadino. Tant'è che uno degli aspetti fondamentali delle linee guida per la predisposizione del contratto sono gli indicatori e i servizi nei confronti dei cittadini, cioè quanto noi chiediamo alla società e quanto la società deve in realtà rispondere nei confronti del cittadino. Io non direi altro per il momento.
Io molto velocemente completerei questa parte tecnica, se chiederei questo sforzo di attenzione. E quindi possiamo far entrare... solo per presentarlo, credo che sia già conosciuto al Consiglio, l'amministratore unico di GSM, Walter Furlan, lunga esperienza, o no, nella conduzione della società e quindi valido aiuto nella stesura del piano industriale che adesso deve caratterizzare questa trasformazione di GSM. Se velocemente facciamo una sintesi del piano industriale e poi magari rispondiamo alle domande, credo sia utile per tutti. Volevo solo ricordarvi che questa riqualificazione della società e un po' anche le modifiche statutarie nascondono un passaggio epocale per quanto riguarda GSM, che di fatto da semplice erogatore di servizi su ordinazione dell'amministrazione diventa una società che progetta interventi, cioè il famoso gestore globale della mobilità, ma vuol dire che la GSM diventerà un'azienda che partirà dalla progettazione degli interventi di mobilità sostenibile alla addirittura realizzazione, che tra l'altro, se voi vedete lungo le strade in questi giorni, è già sulle rotatorie. Siamo diventati elementi realizzatori delle stesse e non più estensori della segnaletica orizzontale piuttosto che verticale. Quindi questo, e se voi vi vedete lo statuto, l'oggetto sociale è stato inquadrato e finalizzato proprio per queste ragioni. In conseguenza di ciò la società si troverà a breve nelle condizioni anche eventualmente di presentarsi sul mercato, pur essendo comunque strettamente in house in questo momento e con lo statuto attuale, diciamo che le condizioni dimensionali e soprattutto di operatività in termini di statuto la renderà qualificata per potersi presentare sul mercato in maniera efficiente ed efficace. Quindi questa è una premessa che volevo fare perché è fondamentale, cioè la società che in questi 12 anni di fatto ha erogato servizi su ordine delle varie amministrazioni, in particolare quelle di Pordenone, diventa propositiva nei confronti dei soci per degli interventi significativi in termini di mobilità. Questo è un po' il quadro generale nel quale inseriamo il tutto. E qui c'è... ce l'ho qua, tranquillo. Volevo ricordarvi però le ultime due realizzazioni della società, che non sono le rotatorie, ma sono il mitico programma App Fonzi, che quando abbiamo iniziato a parlarne con il sindaco era una cosa talmente lontana che non sembrava neanche realizzabile. Oggi Fonzi sono iscritti 7.000 utenti, cioè noi siamo partiti 10 anni dopo di Udine e li abbiamo già superati. Secondo me, per la facilità, per tutta una serie di siamo arrivati 7.000 iscritti, 250 operazioni giornaliere mediamente. Quindi dal nostro punto di vista diciamo che il nostro piccolo obiettivo l'abbiamo raggiunto. Come seconda cosa, senza far perdere troppo tempo, dal 1° novembre siamo diventati gestore dell'autostazione, che sembra sia una cosa semplice detta qua, però vi assicuro che gestire 12.000 ragazzi che scendono dai pullman ogni giorno, concentrati in linea di massima dalle 13 alle 14, è un problema che ci preoccupa, che però abbiamo affrontato secondo me in maniera corretta, perché presidiamo l'autostazione, mentre prima era parzialmente presidiata dall'ATAP, oggi noi
la presidiamo dalle 6.30 del mattino alle 19.30, quindi in linea di massima H24, possiamo, poi se arriva qualcuno di notte quello non riusciamo a gestirlo. Con minimo di soddisfazione vi ho ricordato questo. Per quanto riguarda i soci, che vi dicevamo prima, i soci sono abbastanza semplici da vedere perché il Comune di Pordenone è prevalente al 55%, poi la nostra capacità di autofinanziamento ha permesso l'acquisizione di un ulteriore 13% azioni proprie e abbiamo già sottoscritto il contratto di cessione all'ACI di un ulteriore 24%, quindi noi in teoria al 31-12-2015 il Comune di Pordenone o la società stessa tramite le azioni proprie possederà circa il 92% del capitale sociale. Quindi anche qui una capacità di gestione molto snella e molto facile che secondo me è molto utile per un'azienda come la nostra. Tra i vari comuni il più importante è San Vito a Tagliamento, anch'esso è partito con l'app di Fonzi in ottobre. E, com'è? 400 iscritti. No, ma poi la distinzione tra iscritti poi diventa abbastanza difficile perché chi si iscrive, alcuni inseriscono anche il comune di appartenenza, altri sappiamo che sono della provincia di Pordenone. Quindi con fine anno poi ci sarà anche Sacile che applicherà la stessa metodologia, quindi avremo le tre realtà principali, San Vito, Sacile e Pordenone, che dialogano con la stessa app e quindi il cittadino di Pordenone che va a San Vito piuttosto che Sacile paga nella stessa modalità e viceversa. Quindi diciamo che anche questo è un obiettivo importante che abbiamo raggiunto perché il colloquiare due cittadine, sapete il nostro campanilismo più delle volte prevale e non riusciamo nell'intento. Quindi come compagine sociale partiamo da Erto e Casso, dalla diga, che è molto suo malgrado è molto frequentata da turisti e quindi anche la sosta è un servizio utilizzato ampiamente, e arriviamo all'abbazia di Sesto Arreghena, dove diciamo che diamo una svolta di tipo non sentimentale. Per quanto riguarda gli organi societari, non so chi è che manda avanti il sistema. Per quanto riguarda gli organi societari, noi siamo già in ordine col decreto legge 90-2014 che prevede una riduzione del compenso dell'organo amministrativo del 20%, se voi vedete la linea di demarcazione, lì siamo già in linea. Per quanto riguarda, andiamo a vedere un po' le cifre, se possibile. Noi siamo partiti, come sapete, nel 2002, quindi sono 13 anni da quando è stata costituita l'azienda, e tra i dati più significativi potrete notare, andiamo avanti con le cifre, eccole qua. Come vedete il patrimonio netto della società al 2014 era 14 volte il capitale costitutivo, probabilmente a fine 2015 sarà superiore a 15 volte. Quindi diciamo che è un caso di scuola da questo punto di vista, visto che nel nord-est il patrimonio netto delle aziende non brilla più di tanto. E la cosa che più colpisce è l'incidenza dei costi di struttura, che di fatto si è stabilizzata sul 14%, che anche questo è un obiettivo molto ambizioso che abbiamo raggiunto con un controllo ferreo e quindi con un'applicazione della spending review in tempi non sospetti, quindi dal lato costitutivo. Vabbè, è inutile dirvi che la società ha conseguito degli utili in tutti gli anni, anche se non eclatanti, ma anche perché insomma, una società a controllo pubblico non è che debba necessariamente conseguire degli utili al di sopra della media. Secondo me vale più la pena puntare sui servizi e sul miglioramento degli stessi. Poi come altre cifre, possiamo andare avanti? Il fatturato si è stabilizzato intorno ai 3 milioni, come ben sapete è comunque un fatturato, questo è un fatturato di puro valore aggiunto, in quanto non abbiamo realizzato grandi opere in questi 10 anni.
anche se poi vedrete che nel piano finanziario, grazie a queste nuove entrate di nuovi servizi, sicuramente ci avvicineremo più ai 4 milioni che ai 3 milioni. E qui vedete che prevale naturalmente per il passato la sosta, il blu poi invece è la segnaletica e servizi accessori. Noi gestiamo la sosta a pagamento, come vi dicevo, a Pordenone, dove ci sono circa 4.000 stalli, di cui 1.500 su strada, che sono in continua discesa dal momento in cui ci siamo costituiti ad oggi, mentre sono saliti a circa 2.000 gli stalli in struttura, in quanto in questo decennio di fatto si è completato l'intero piano di costruzione delle strutture di parcheggio, ultima il Vallona, e come vi dicevo oggi siamo intorno ai 2.000 stalli in struttura, che costano, come vedrete anche successivamente, molto di più degli stalli su strada, quindi hanno dei problemi gestionali. E qui abbiamo la posizione finanziaria netta, che come vedete è quella riga rossa viola sotto, che diciamo che dal 2010, quando abbiamo finito di pagare la struttura di parcheggio di via Riverasca, che abbiamo costruito in metallo, quella dietro al tribunale, di fatto la posizione debitoria netta non esiste, c'è una posizione attiva. Però questo non glielo diciamo all'amministrazione, perché sennò potremmo diventare oggetto di interesse per ulteriori investimenti che in questo momento non abbiamo cantierato. Poi, qui come vedete, abbiamo oggi, questo è anche servito come elemento guida per quanto riguarda la relazione ex articolo 34, dove si vede che sia i ricavi che i costi per stallo, cioè per posto macchina, di fatto come ricavo siamo circa nella media delle società italiane, e come costo siamo abbastanza competitivi, nel senso che siamo più vicini al minimo, proprio per, come dicevo, che i costi di struttura sono limitati. Come vedete sopra abbiamo il costo stallo per su strada, e sotto il costo stallo per in struttura. Naturalmente il costo è ben diverso, perché come vedete 272 per la struttura, uno stallo in struttura ci costa 272 euro, mentre uno stallo su strada costa 86 euro. Anno. Il sindaco mi ricorda anno. Andiamo direttamente al piano finanziario, perché mi pare che il tempo stringe. Allora, abbiamo naturalmente il piano finanziario è allineato al periodo previsto per l'ampliamento e diciamo l'allungamento della durata del contratto del contratto di affidamento, che sarà oggetto di discussione nei prossimi giorni e che verterà tutti quei servizi che vi sono stati elencati a livello di statuto, a livello di business. È previsto, questo è anche il piano di investimenti, come del resto il piano finanziario, è estremamente prudente. Quindi qui vedete elencati gli investimenti necessari a fare un salto di qualità, più che altro tecnologico, più che aumentare la struttura dell'azienda. Sono circa 3 milioni e 6 che sono così distribuiti. Allora, per quanto riguarda la prima voce più in alto, la manutenzione straordinaria del parco multipiano, di fatto è un adeguamento e un rinnovamento di tutte e 6 le strutture di parcheggio che abbiamo in termini di impianti antincendio e di sicurezza. La seconda voce,
riguarda sempre delle casse automatiche che andrebbero, che vanno ad ampliare, diciamo, il servizio di riscossione in termini automatici all'interno delle strutture. Come terzo punto abbiamo la sostituzione di tutti i neon presenti nelle strutture con luci a LED. Il quarto, integrazione, si tratta di integrare le ultime strutture di parcheggio come indirizzamento del traffico, i famosi pannelli di massaggio variabile che oggi non hanno al loro interno l'ultima struttura che è entrata in funzione, che è il Vallona. Per quanto riguarda il Vallona, poi c'è anche qui l'adeguamento in termini di struttura degli uffici, che sono sul lato destro, se voi avete la struttura del Vallona di fronte. Poi c'è naturalmente la centralizzazione di tutti gli impianti, mentre adesso ogni struttura che è stata consegnata in tempi diversi ha una centrale personalizzata alla struttura stessa. Noi l'idea chiaramente è di rendere una rete unica in tutte le strutture di parcheggio e quindi investire in termini di un unico server che permetta anche tutta la videoregistrazione, tutta la problematica della videosorveglianza che voi conoscete. Per quanto riguarda l'impianto, quindi tutto il PMV in modo da avere in linea a livello di informativa alle persone e agli utenti di tutto ciò che accade sulle strade, quindi i famosi pannelli di messaggio variabile. Poi abbiamo manutenzione straordinaria della Riviera Asca, una rivisitazione di tutti gli impianti dell'autostazione che abbiamo appena preso in gestione, in particolar modo l'installazione di tutti gli impianti di videosorveglianza. Poi l'ultima sostituzione degli ultimi parcometri relativi, ci sono rimasti una decina di parcometri di vecchia stesura che utilizzano l'energia elettrica, adesso andremo a cambiare anche quelli in modo che siano tutti con il pannellino fotovoltaico e quindi non ha bisogno di alcuna spesa in termini di consumi di energia elettrica. Poi chiaramente è previsto uno studio specialistico per quanto riguarda il sistema di bike sharing che noi dovremmo prendere in gestione nel corso del 2016 per renderlo in maniera un po' più efficiente ed efficace della situazione attuale. Se andiamo a vedere i numeri, come vi dicevo, i numeri del piano sono estremamente prudenziali. L'unico dato, l'unica modifica rilevante è l'inserimento tra i ricavi della gestione dell'autostazione, che ammonta a circa 300.000 euro. Poi avete anche il piano finanziario specifico dell'autostazione tra gli allegati, che se volete potete andare a vedervi. Anche come segnaletica è proprio inserita il minimo indispensabile per giustificare l'esistenza della squadra di segnaletica che abbiamo noi. Per quanto riguarda i ricavi della sosta, sono un po' più alti di quelli di Pordenone, perché chiaramente in questo piano, che è della società e non di Pordenone in senso specifico, ci sono anche gli incassi derivanti dalla gestione della sosta a San Vito e a Erto. Per quanto riguarda i costi, come vi dicevo, il controllo è a livelli ormai, non ci sono margini ulteriori di rivisitazione dei costi, e quindi diciamo che nel quindicennio che andremo ad affrontare, 2016-2030, diciamo che la redditività è confermata a pieno titolo e quindi siamo pronti anche ad assorbire questi ulteriori servizi che sono previsti dal piano presentato precedentemente. Se avete domande, poi sono a disposizione. Bene, grazie all'amministrazione e all'amministratore presente. Bene, diamo inizio alle richieste di chiarimenti. Il consigliere Lo Perfido, prego. Grazie Presidente e grazie anche a chi ha illustrato la proposta. Sicuramente dopo anni di attività era il caso di rivedere e attualizzare il compito di GSM,
anche nell'interesse dei cittadini ovviamente. Alcune domande di chiarimenti riguardano sia lo statuto che anche quello che ha appena accennato il dottor Furlan. Dunque, per quanto riguarda la struttura di GSM, nello statuto si dice, articolo 4, al punto A1, che vi è anche il compito del fare analisi e soluzione delle problematiche inerenti alla mobilità, la gestione delle aree della sosta, realizzazione, costruzione, manutenzione e ampliamento di parcheggi, compresi parcheggi per biciclette e ciclomotori. Dopodiché, progettazione, realizzazione della posa in opera, gestione e manutenzione della segnaletica. E quindi, nel momento in cui questa nuova struttura si propone anche per la gestione globale del traffico cittadino, chiedo se la figura del mobility manager che il comune ha attualmente all'interno della sua struttura verrà assorbita da GSM, cesserà il rapporto di collaborazione tra il comune di Pordenone e il mobility manager, perché appunto sembrano due figure identiche. Quindi, siccome il signor sindaco, ricordo che tempo fa lei prolungò, se non erro, o c'era la querela per cui si era dimesso, ma lei le aveva confermato l'incarico, quindi il mobility manager ancora noi ce l'abbiamo per un tot di tempo che adesso non ricordo, chiedo quale sarà il futuro del mobility manager. Dopodiché, un chiarimento riguarda chi avrà la competenza di stabilire le tariffe per quanto riguarda i parcheggi, quantomeno per il comune di Pordenone. E se all'interno di queste tariffe, dato che è un argomento sul quale il sottoscritto ed altri hanno insistito molto, e dopo tanto tempo c'è stata anche un'apertura da parte dell'assessore Zille, riguardo al fatto che si potrebbe iniziare a valutare il principio per cui si paga soltanto, in caso di sforamento dell'orario, si paga soltanto la parte mancante senza fare la multa, chiedo se è intenzione da parte di questa nuova struttura aggiornata di GSM procedere secondo questa direzione. E per quanto riguarda gli investimenti per quanto riguarda i parcometri, chiedo come mai, essendo nel 2015 anche Pordenone, non si è previsto la modalità di pagare anche con carta di credito, cosa che ormai avviene anche in paesi non di certo a livello di sviluppo tecnologico pari a quello di Pordenone. Oppure per quanto riguarda i parcheggi in struttura, che sicuramente sono molto comodi, un servizio comodissimo che viene fornito in tutti i parcheggi, anche quelli un po' più vetusti, è avere l'illuminazione che indica qual è il posteggio libero o meno tramite illuminazione. E quindi non mi è sembrato di aver visto questo tipo di investimento da parte di GSM per quanto riguarda tutte le strutture, tutti i parcheggi in struttura, e chiedo se è in previsione di fare anche questo tipo di dotare i parcheggi in struttura di questo tipo di servizio a favore dei cittadini. Poi, siccome sembra una cosa molto interessante,
il fatto di poter avere GSM come unico referente per lo sviluppo del traffico, della mobilità, dei piani del traffico, anche magari della realizzazione di soluzioni per facilitare il traffico, chiedo se è sufficiente il personale necessario o se sono previste eventuali, aumentando le competenze, sono previste eventuali aumenti di personale. Basta così, grazie. Grazie consigliere. Consigliere Ribetti, prego. Grazie. La prima domanda va a completare quella che ha già fatto il collega Loperfido per quanto riguardava la figura del mobility manager. Quindi volevo capire anch'io che fine faceva questo mobility manager e soprattutto se la società lo porterà all'interno e se la società ha in questo momento le strutture adeguate per svolgere tutti i compiti che la modifica statutaria le vanno ad incrementarsi o se dovrà ricorrere ad assunzioni di personale. Per quanto riguarda la delibera che ci viene sottoposta, chiedevo al punto 14 che tipo di autorizzazione richiede il sindaco, perché mi sembra quanto generico, e qua chiedo anche l'intervento del segretario generale, perché leggo di autorizzare il sindaco o il suo delegato ad approvare nelle sedi competenti, nell'assemblea dei soci, eventuali modifiche allo statuto e al piano industriale che si rendessero necessarie per adeguamenti alle norme e altre modifiche non sostanziali agli schemi stessi. Primo, mi sembra un contenuto assolutamente generico e non so se si possa legittimare il sindaco con tanta libertà. Secondo, non capisco come possa il sindaco apportare modifiche al piano industriale della società partecipata, non essendo nel management, se non attraverso l'organo gestorio, ma in ogni caso dovrebbe passare dal consiglio comunale. Per quanto riguarda, e poi quali sono le modifiche non sostanziali agli schemi stessi, quali schemi? Al piano industriale, ai sistemi di statuto, ma allora... Poi per quanto riguarda il punto 16, sempre della delibera, mi chiedo la legittimità di dare atto, cioè che senso abbia dare atto di qualcosa che deve ancora essere fatto. Come facciamo noi oggi a dare atto che l'amministrazione rispetterà qualcosa? Chiedo illustre, sì, spiegatemi di cosa dovrei dare atto. Punto 17, quali sono gli atti che si chiede di confermare? Di confermare gli atti fin qui adottati ed approvati nel tempo dall'amministrazione comunale per la gestione del centro intermodale. Nel tempo da quando? Quali atti? Mi sembra assolutamente generica, è una cosa che deve essere circostanziata, non si possa ratificare all'infinito quello che è stato fatto e soprattutto in termini così generici. Questo per quanto attiene alla delibera. Per quanto riguarda la politica di gestione della sosta e delle aree, chiedevo, uno, come intende, visto che se passerà questa delibera passerà tutto in capo a voi, una gliela faccio subito: se avete intenzione di mantenere quegli obbrobbiosi tre stalli in via Mazzini che non fanno altro che bloccare il traffico, se qualcuno se ne rende conto, altrimenti chiedo di mettere dei vigili là che contino le macchine che si vanno a incodare. Stessa questione la via qua dietro, via Codafora mi sembra si chiami, quella che dove non si, non è, quando uno deve girare si crea la coda per girare verso Porcia per il semaforo, non si riesce ad andare dritti per andare sotto al Bronx perché non c'è spazio per due corsie, perché ci sono delle aiuole gigantesche. Quindi se sia intenzione dell'amministrazione della partecipata a provvedere e fare finalmente quello che non ha fatto il comune, perché l'ho già chiesto da 2 anni, ma evidentemente nessuno se ne rende conto che non ci passa nessuno di là. 3, come intenda la partecipata gestire alcune piste ciclabili fatte in maniera selvaggia, che di tutto hanno tranne che regolare le questioni del traffico, mi riferisco a quella in via Damiani, quando c'è il calice d'oro che fa angolo, e mi riferisco anche se lì non è proprio una ciclabile se non per un tratto iniziale, alla,
alla possibilità, e questo non so se dipenderà da voi, quindi la domanda è anche questo, di gestire il passaggio delle biciclette in centro, soprattutto nelle giornate di mercato, in doppio senso e senza limitazioni. Perché ritengo, l'ho già detto più di una volta, ritengo pericoloso, soprattutto il sabato, che è frequentato da bambini e moltissima gente, vedere queste biciclette che sfreggiano, più di qualche volta qualcuno è andato per terra. Per il momento non ho altre domande, grazie. Prego, consigliere Giannelli. Allora, una domanda semplice. La stazione scambio ferro-gomma, quella della, è presidiata dalle 6:30 alle 19:30. Durante la notte non c'è nessun tipo di presidio? Chiedevo. Oppure vi affidate a un efficiente sistema di telecamere? Poi, con 3 milioni e 100 di ricavi, volevo sapere quanti addetti avete. Poi, voi sapete bene che gli stalli bianchi, cioè liberi, senza pagamento, la legge impone che siano un certo numero e in una certa posizione, cioè non si può fare tutto il centro stalli blu e dopo mettere in periferia i bianchi, contarli e dire abbiamo un rapporto corretto. In realtà voi siete totalmente fuori legge. Volevo sapere se ci mettete una pezza a questa situazione. Beh, lo perfido ha ben chiarito il problema. Esatto, infatti si parla di investimenti, assessore. Come fate a non immaginare? Infatti arrivavo, perché prima erano delle domande semplici. Adesso proprio investimenti. Voi sapete, sai, che il parcheggio Licinio è uno scandalo, cioè è una cosa da terzo mondo. Il parcheggio Vallona, appena fatto, entrambi i progettisti dovrebbero essere appesi con la testa lì giù per gli errori pacchiani che hanno fatto. Sono due parcheggi per i quali la gente ci ride dietro. Allora, siccome parliamo di investimenti, io chiedo se volete dare una sistemata a questi due parcheggi. Vergognosi. Il parcheggio Licinio, io ce l'ho di fronte casa, vedo alla sera le macchine che fanno manovra per entrare la fila. Avevo parlato con l'assessore, non mi ricordo con chi, tempo addietro, almeno di togliere quella colonna che impedisce un ingresso a doppio senso. Quello è un parcheggio a un senso unico. Sia il parcheggio Licinio che il parcheggio Vallona, fresco, perché avrà un paio d'anni, forse un anno, sono totalmente da mettere a posto. La mia macchina non entra negli stalli del parcheggio Vallona. Sì, e non ho mica un SAV. Ma no, dico, ho una macchina europea. Ho una macchina europea, non ho mica una macchina americana. Non entra, ok? Neanche le piccole se date in mano a chi non sa guidare. La manutenzione straordinaria deve essere fatta anche nel parcheggio Licinio, che ha continue perdite d'acqua. Quindi, siccome la cosa sostanziale sono i parcheggi in struttura, avevo bisogno di capire quali operazioni fate per risolvere questa cosa, situazione ridicola. O fate causa ai progettisti, oppure ci mettete una pezza voi. E dopo vi dico anche come. Beh, basterebbe fare un ingresso da piazza
20 settembre e un'uscita su via Cavallotti. Avete un senso unico e risolvete i problemi. Però voglio sentirlo da voi, perché con 3 milioni e 100 di utile, giusto? Ste robe vanno fatte. Allora, proseguiamo con le domande o iniziamo a dare delle risposte così non... Accomuniamo? Bene. Consigliere Ribetti, di nuovo. Sì, no, prego. Mi ero dimenticato prima, sempre per quanto riguarda i parcheggi. Volevo solo altre due domande, per il momento. Primo, se poteva essere in programma una agevolazione per quanto riguarda determinate giornate per quello che riguarda i parcheggi, cioè faccio un esempio, sotto Natale magari o il sabato pomeriggio o il sabato mattina per cercare anche di dare una mano a quello che poteva essere il commercio soprattutto nelle aree centrali. Per quanto riguarda poi il parcheggio dei residenti in centro, riallacciandomi al discorso fatto col collega Giannelli, preso atto della situazione, e considerato soprattutto che molte abitazioni in centro non sono dotate di parcheggi per le modalità costruttive, l'epoca di costruzione eccetera, se poteva essere in previsione dei parcheggi per i residenti, magari nel limite di una macchina nucleo familiare, di una macchina diciamo come si vede in molte città, parcheggi residenti, cioè delle aree destinate dove i residenti possono parcheggiare gratuitamente esponendo un ticket o un contrassegno particolare. Grazie. Consigliere Piccinato, prego. Grazie Presidente. Volevo chiedere qualche delucidazione riguardo agli eventuali controlli, insomma, per quanto riguarda le strutture, sì, nel pagamento appunto del ticket, se sono previsti in futuro aumenti di controlli. Controlli di tipo aggiuntivo per quanto riguarda appunto il pagamento della sosta o qualche altro tipo di innovazione, insomma, da questo punto di vista qua. Anche, sì, non lo so, qualche strumento particolare adatto ad andare ad aiutare i nostri ausiliari, eccetera, insomma. Quindi da questo punto di vista qua. Poi volevo chiedere se è prevista anche, che non ho visto da questo punto di vista, se l'introduzione finalmente del resto nelle macchinette, che dal mio punto di vista è una di quelle cose che è talmente banale che infatti non c'è. Cioè se io devo stare mezz'ora e ho solo 2 euro in tasca come monetina, al di là di tutti i servizi tecnologici, ok che mi costa un fracco parcheggiare a Pordenone, però voglio parcheggiare mezz'ora, ho 2 euro e me li mangia tutti la macchinetta oppure mi arriva la multa, cioè non c'è una via di mezzo, non c'è neanche la possibilità di pagare mezz'ora. E quindi quello chiedo, insomma, che almeno quello di dare il resto ci sia la possibilità, quantomeno sotto forma di un ticket, di una possibilità di lasciare un altro scontrino con scritto ti diamo la possibilità di usare questo credito un'altra volta, domani, dopodomani, quantomeno questo. E non richiederebbe neanche un impianto aggiuntivo in più, basta. Come lo paghiamo? Sì. Ok. Poi volevo chiedere se, visti i dati di costo delle strutture rispetto agli stalli su strada, se sono previste in futuro eventuali dismissioni di alcune strutture o allo stato non ci sono. Non è prevista nessuna eventuale dismissione, giusto per capire. Poi anche dal punto di vista della gestione finanziaria, nel senso che nel PUMS da quanto ricordo è previsto un calo abbastanza drastico negli anni dei parcheggi a pagamento all'interno dell'area centrale di Pordenone e quindi come intende GSM far fronte a questo calo, allo stato attuale comunque in previsione di parcheggi, quindi come pensa di compensare e triplicare il costo,
andare a gestire su altri fattori, insomma, da questo punto di vista qua. E poi volevo chiedere l'utilità del wifi all'interno delle strutture, perché io credo che uno parcheggi la macchina e poi esca dal parcheggio, ma magari c'è qualcuno che sta lì a vedersi la partita sotto il wifi, no, mettendo il parcheggio, non lo so, cioè, no, non ne vedo l'utilità come costo. Dopo magari ce lo spiega e riusciamo a capire di più. E poi, ultima cosa, se finalmente viene fatto un benedettissimo camminamento, marciapiede, per collegare via Cappuccini col parcheggio di via Candiani, che credo che sia una questione proprio di decenza e ci si impegni, insomma, amministrazione in combinata con GSM a fare un marciapiede che dia una dignità a quel parcheggio, insomma. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Perfido, altre domande? Sì, scusi. Scusi, prima mi era sfuggito. Chiarimento sui pannelli, sui parcometri con i pannelli solari, che sono una cosa bellissima, però c'è un piccolo difetto che mi è stato segnalato alcune volte, glielo faccio presente così poi magari quando dovrà. Ci sono alcuni residenti che magari arrivano tardi la sera, pannelli solari, quindi sono spenti, non funzionano. O magari segnalo e quindi non sono funzionanti e quindi non possono pagare il parcheggio, perché magari alcuni dicono arrivo tardi la sera, vorrei mettere la monetina per essere già coperto fino non so a mezzogiorno, però quelli con i pannelli solari da quando sono stati installati mi segnalano, non so, non sono funzionanti e quindi non si può fare quanto richiesto, ma questa è una precisazione. Ecco, visto che l'ha nominati lei prima. Detto questo, un chiarimento che riguarda eventuali nuovi investimenti in strutture. Eventuali nuovi investimenti in strutture saranno quindi a carico di GSM o anche del Comune di Pordenone? Sarà un'attività completamente coperta da quanto frutta l'attività economica di GSM? Oppure sarà comunque necessario una compartecipazione da parte del Comune di Pordenone, se dovessimo fare, non so, un mega parcheggio in centro, nuovo, progettato da Giannelli magari. Sì, forse è meglio rispondere a qualche domanda, perché sennò ne accumuliamo troppe. Diamo un po' di risposte e poi... Vabbè. Va bene, scusate, c'è qualche problema? No, non credo. Chiarimenti, scusi, stavo dando la parola per tutti i chiarimenti che avete richiesto, si aggiunge anche il consigliere Tavella che chiede se può avere il chiarimento prima degli altri. Ci sono posizioni? No. Prego, consigliere Tavella. Grazie. Allora, io prima ero assente un attimo per problemi personali e mi è sfuggita una parte della presentazione, solo una domanda da chiedere, ho cinque domande da porre, cinque chiarimenti e una domanda. La prima, leggendo velocemente gli allegati che ci avete dato, ho visto un assetto societario diverso da quello che io mi immaginavo, ma ripeto, ho perso probabilmente una parte dove io ero assente. La domanda che pongo è, mi risultava che l'ACI fosse uscita dalla compagine della GSM, mi risulta, no? Com'è? Ok, questo però magari l'avete già detto, io l'ho perso. Le domande tecniche che vi pongo sono le seguenti. Dunque, innanzitutto, nella visione di alcuni parcheggi lungo la città, in più occasioni, scusate, ho riscontrato dei parcheggi a meno di 5 metri da un incrocio e un po' questo, ma soprattutto la cosa più importante, vedo dei parcheggi blu adiacenti agli attraversamenti pedonali, adiacenti agli attraversamenti ciclabili.
La norma prevede che prima di questi attraversamenti pedonali siano poste sul lato destro, se strada a doppio senso, ambo i lati nella strada a senso unico, i segni gialli a zigzag che precedono l'attraversamento per aumentarne la visibilità in ragione della sicurezza. Visto che la vocazione è quella anche di fare la segnaletica in modo appropriato, se riuscite a fare in questo senso sarebbe opportuno per la sicurezza stradale. Da un punto di vista della tariffazione, ho già posto questa domanda all'assessore Zille a suo tempo, ma la ripropongo viste le persone presenti davanti a noi. Pongo questa particolarità, esempio, una persona fisica è proprietaria di 3-4 automobili ma quando viaggia ne usa una sola, dovendo fare l'abbonamento per ogni singola automobile preferisce non fare nessun abbonamento e pagare di volta in volta il ticket. Sarebbe opportuno magari prevedere l'abbonamento della persona fisica, dopo il come farlo non lo so, ma sarebbe comunque un compito vostro di chi si occupa di queste cose, ma per agevolare economicamente il soggetto pluriproprietario. Altra situazione, mi pare che esista una sorta di scontistica per i residenti, ma alle volte capita che chi ha un'attività risiede fuori Pordenone si trova a dover pagare un importo più alto in quanto non è residente e di conseguenza si trova ad avere a essere penalizzato pur dovendo lasciare la macchina per 2, 3, 5, 6, 7 ore sui parcheggi e alle volte preferisce magari non parcheggiare, magari ci sarebbe invece l'opportunità di fare tra virgolette un po' di cassa in più. Infine queste scontistiche invece per i cittadini residenti sono previste solo per le persone fisiche e non sono previste per le persone giuridiche, di conseguenza colui che è persona fisica può avere lo sconto, modello tessera dei carburanti, stessa cosa. Chi ha la società magari ha 3-4 macchine ma deve pagare di più rispetto a quello che invece è persona fisica, magari ha lo stesso numero di macchine però paga di meno in quanto residente. Quindi prevedere, secondo me, se è possibile per le società residenti che hanno la sede legale o la sede operativa nell'area, prevedere la scontistica analoga alle persone fisiche. Questi sono i suggerimenti che mi viene da proporre. Per il resto sono a posto. Grazie. Chi risponde? Le domande ultime, chi risponde a queste ultime domande? Sì. Facciamo un blocco unico o deve proprio andare via subito? No, aspetto l'ordine, non c'è problema assolutamente. Se sto qua mezz'ora in più non mi cambia la fila. Sì, allora rispondo sugli aspetti delle osservazioni e le richieste del consigliere Ribetti. L'articolo, il punto 13, no, dare atto al fine di non pregiudicare la necessaria continuità dei servizi e quindi assicura la prosecuzione. Questo è ripetitivo, ma sta solo a significare che per i servizi in atto comunque continua alle condizioni degli attuali contratti di servizio in attesa di aggiornarli con i nuovi elementi fondanti che andiamo ad approvare. Il punto 14 è una clausola di stile, sostanzialmente è la normale definizione che si inserisce in questi casi, più o meno ampia, ma non è che è più amplissima. Qui si rende necessaria anche perché noi siamo, per quanto l'ente di riferimento, ma comunque abbiamo una pari dignità, quantomeno istituzionale, con gli altri soci pubblici, e quindi se c'è qualche piccola modifica, non sostanziale, che possa venire richiesta o rilevata, ma anche errori, nell'assemblea di controllo analogo o nell'assemblea della società stessa, quindi che il sindaco possa discostarsi in modo non rilevante da questo schema che approviamo noi, altrimenti se fossimo tassativi il sindaco non sarebbe autorizzato a votare piccole modifiche nell'ambito dell'assemblea che poi è competente
all'assemblea straordinaria che è competente alle modifiche statutarie. Ovviamente non devono essere sostanziali. No, no, il piano industriale non è che non può... Il piano industriale oggi è quello presentato, quindi non è... Cioè, noi ne prendiamo atto, cioè non è che... No. Va intesa sullo statuto. Sullo statuto e convenzione di controllo analogo. Quindi quello... quindi con queste precisazioni. Ecco, l'articolo... Sì, il punto 17. Ecco qui, il confermare gli atti fin qui adottati di fatto è un atto, che è la delibera giuntale numero 186 del 29 ottobre, che quando abbiamo costruito lo schema di delibera, la delibera era già, ovviamente noi prima di adottare quell'atto si è voluto che fosse tutto l'impianto fosse costruito, con quella delibera si è adottato non probabilmente la relazione dell'articolo 34, cioè per attestare che comunque era un affidamento in legittimità per quanto limitato, quindi in attesa della formale modifica statutaria dell'operazione complessiva di riconfigurazione. Quindi se si vuole essere diciamo precisi, qui potremmo fare un emendamento per dire confermare la delibera giuntale numero 186 del 29/10/2015. Questo è l'atto che è stato adottato dalla giunta diciamo interpretando in senso lato l'articolo 4 sugli oggetti statutari. Beh, qui si prende atto che dell'impegno, cioè è un impegno, quindi è un impegno agli uffici, cioè dice, il Consiglio dice prendiamo atto che gli uffici dovranno fare la relazione e comunicare alla Corte dei Conti quello che è stato fatto rispetto al piano, quindi prendete atto di un impegno, oppure incaricare, se volete, possiamo cambiare, se non, possiamo mettere, no, incaricare gli uffici di predisporre. Io sono per recepire il suggerimento, quindi... Va bene, sì, è più... Lo sostituiamo incaricare, amministrazione comune, lo sostituiamo con incaricare, cioè lo recepiamo così, o volete che lo recepiamo così? Presidente, lo diamo con modifica che io segno e che introduco nel provvedimento. Allora, volevo rispondere prima di tutto alla domanda fatta dal consigliere Loperfido sulla figura del mobility manager. Credo che sia abbastanza evidente che con questa riconfigurazione della società, la società si prenderà carico di avere delle professionalità per poter gestire progetti, piani e quant'altro. E quindi come tale, questo è il significato che, essendo la società rafforzata, presterà anche questo tipo di servizi. Lei sa che il nostro mobility manager è in carico fin quando dura in carica il sindaco, e quindi poi tra l'altro a seguire questa delibera poi bisogna fare il contratto con GSM, e quindi sarà in quel momento che stabilirà tutti gli aspetti, se ci sarà passaggio o non passaggio, o comunque se autonomamente la GSM deciderà come fare per provvedere il mobility manager. Poi un'altra cosa volevo dire fondamentale: sia ben chiaro che tutti gli aspetti di natura decisionale la GSM presterà dei servizi sulla mobilità, sulla progettazione. Quello che abbiamo fatto adesso attraverso il mobility manager, attraverso incarichi esterni, penso al piano della mobilità di cui abbiamo dato, dovrà essere poi fatto e potrà essere fatto dalla GSM direttamente, e quindi noi diamo in house questo tipo di servizio.
rimane chiaro che quella che è la decisione, sì, ma dipende con la tempistica di cui si diceva prima, ci sarà un contratto, io non credo che domani mattina noi possiamo affidare, non so se rendo, perché questa è la riconfigurazione della società e poi a seguire ci saranno i contratti di servizio. Nel momento in cui avrà il contratto di servizio, la società sarà in grado di poter fornire quel tipo di servizi e quindi poi l'ente pubblico, il comune, in questo caso in house, potrà chiedere ovviamente. Ecco, questo per quanto riguarda la situazione del momento, ma è qua, noi la vediamo in prospettiva. Poi c'era l'altra domanda sullo sforamento delle multe e la possibilità. Lei sa che io ho avuto modo di parlarne in occasione di interrogazioni. L'argomento è, perché lo abbiamo seguito a livello anche nazionale, in questo momento non ci sono sentenze ben chiare su questa cosa. Pertanto, tra l'altro, alla Camera, al Senato, c'è il disegno di legge di revisione del codice della strada che peraltro dovrebbe venire incontro in questo senso proprio sul tema dello sforamento e quindi dovrà dare indicazioni ben precise su questo tema. Noi siamo qua, stiamo seguendo, tra l'altro c'è anche un ricorso e quindi adesso valuteremo come ci sarà, se ci sarà nel frattempo delle indicazioni derivanti da pronunciamenti da parte della Corte su questo e poi di conseguenza ci adeguiamo. Al momento, ripeto, vige il codice della strada come ho ampiamente detto. Poi c'era Ribetti che aveva fatto anche altre domande. Sulle tariffe, prego, mi ripeta la domanda. Le tariffe le decide il Comune. Prima, forse non mi sono spiegato bene, le decisioni per quanto riguarda la pianificazione, le decisioni sono scelte che rimangono in capo al Comune. Ecco, poi tutto sarà trasferito tramite i regolamenti e i contratti tra il Comune e GSM. Cioè GSM diventa il braccio che è operativo, ma che in questo caso con la riconfigurazione amplia quelli che sono i servizi, quindi si organizza per poter prestare servizi di progettazione e di pianificazione. Va bene, per quanto riguarda i tre stalli blu che il consigliere Ribetti ha segnalato, la cosa l'abbiamo già passata, qua abbiamo poi il Presidente che può anche dire, perché tra l'altro mi pare era ancora presente anche lui in altre occasioni quando sono stati parlati dei tre stalli in via Mazzini. La pista ciclabile in via Damiani, abbiamo avuto modo ancora di parlarne, e comunque all'interno del piano della mobilità, dove prevediamo le zone 30, non è escluso che all'interno di tutto il ring si riveda alcune cose sul fatto, perché in alcune zone potrebbe verificarsi il fatto che non sia necessario indicare la pista ciclabile, ma ci sia la possibilità del muoversi con le varie componenti del traffico assieme con modalità diverse, per cui in quell'ambito non è escluso che venga. Sul doppio senso dei corsi delle biciclette, mi pare questa era la domanda, l'abbiamo ormai da tanti anni sperimentata, credo che problematiche particolari, proprio per le modalità con cui ci si muove, io non ne ho mai registrate, ecco, sia per quanto riguarda incidentalità o cose di questo genere, si muovono anche i pedoni lungo i corsi, quindi voglio dire, credo che questo, ecco. Dopo, per quanto riguarda la domanda di Giannelli per la stazione intermodale, se viene presidiata di notte, lì appunto magari risponderà in modo più preciso. E comunque c'è un orario nel regolamento ben preciso, dalle ore alle ore, e mi pare che prima lo abbia anche già anticipato il presidente Furlan. Parcometri che danno il resto, stessa cosa, lì vediamo le tecnologie, se ciò è possibile o meno, ma comunque mi riferisco. Per quanto riguarda il calo degli stalli blu su strada, come rimpinguare il costo? C'è una politica ben precisa,
noi abbiamo le strutture che non sono completamente utilizzate, cioè sono sottoutilizzate, per cui la politica che intendiamo perseguire, che è stata anche presentata in occasione del piano mobilità, è quello di incentivare il più possibile l'uso delle strutture, che ovviamente, come è stato anche visto precedentemente, anche hanno dei costi, delle manutenzioni e quant'altro, e quindi si tratta di andare ad utilizzare al meglio gli investimenti che sono stati fatti in modo massiccio da questa amministrazione. Per il tema di marciapiedi via Candiani condivido la proposta, perché sicuramente però ritengo che più di un tema di GSM è un tema di quelli che sono gli interventi che l'amministrazione intende fare sugli assi stradali in base a quella che può essere la disponibilità finanziaria e alle priorità, perché chiaramente oltre via Candiani abbiamo anche altre aree da mettere in sicurezza, soprattutto in questo caso i pedoni. Comunque la segnalazione è una segnalazione vera, di fatto quella strada ha bisogno di interventi. Se i costi delle nuove strutture a carico di GSM, prima il Presidente segnalava che ad esempio il parcheggio prefabbricato, quello realizzato lungo la riviera del Pordenone, di fatto è stato un investimento di GSM, e quindi non è escluso che ciò in futuro possa essere fatto come viene fatto in tante altre città. Poi la discrimine tante volte dipende dal tipo di finanziamenti, perché ad esempio, cito il Vallona, era uno dei temi che poteva essere realizzato da GSM, perché aveva già questo. Non è stato fatto perché i finanziamenti che la Regione ha dato avevano la competenza doveva essere svolta nella realizzazione da parte del Comune, e quindi non poteva essere, c'è tutta un'operazione, dopo magari il segretario su queste cose, diciamo, il finanziamento del Vallona non è stato possibile, perché era nelle nostre intenzioni, ma non è stato possibile assegnarlo a GSM, quindi si tratterà di vedere lo sviluppo futuro di questi finanziamenti. Sono d'accordo con Tavella che i parcheggi vicino ai passaggi pedonali, l'incrocio e quant'altro è uno dei temi che anche col nostro mobility manager abbiamo chiesto. Qualcosa è stato fatto, certamente ancora rimane da fare alcune cose. Questo significa investire in sicurezza, cioè per rendere più visibile. E poi per quanto riguarda gli abbonamenti su persona, su targa, lì sono aspetti tecnici sui quali la proposta che viene fatta è interessante, però bisognerebbe un po' capire poi nell'applicazione come è possibile farlo, ecco. Così pure è anche relative alla scontistica dei lavoratori, coloro che vengono da fuori, e che possa essere estesa anche alle società. Casomai alcune di queste domande le lascio al Presidente Furlan o al Sindaco. Ecco. Casomai poi... Grazie Assessore. Prego Dottor Furlan se vuole rispondere. Bene, le domande sono state numerose e interessanti. Io cerco un po' di sintetizzare, perché poi magari se non siete sufficientemente soddisfatti mi richiedete un ulteriore approfondimento. Allora, primo punto, dovete tenere ben distinta la GSM fino ad oggi e la GSM di domani. Cioè certe domande dovreste farle alla GSM di domani, che in questo momento non vige. Quindi vorrei che voi teneste distinte queste due cose, perché certe cose noi fino ad oggi non le abbiamo fatte perché non erano previste. La problematica delle tariffe, per esempio, cioè è una problematica di competenza assoluta della giunta comunale. Quindi noi abbiamo lo sforzo di adeguare i nostri costi alle delibere dell'amministrazione. Quindi tutte le vostre osservazioni io le prenderò in considerazione, però oggi almeno finché non cambia la normativa io non posso intervenire. Quindi per quanto riguarda anche sconti, abbonamenti, pluri autovetture con un unico abbonamento, queste cose qua, io purtroppo, cioè io GSM e chi sarà dopo di me non potrà assolutamente entrare nel merito. Quindi tutte le osservazioni che avete fatto sicuramente sono opportune,
di tutti voi, ma GSM oggi non ha la possibilità di intervenire. Per quanto riguarda le strutture di parcheggio, come GSM avevamo chiesto ancora 10 anni fa di costruirle noi, ma come ricordava correttamente l'assessore Zille, siccome tutte le strutture che sono state costruite in questo decennio sono state oggetto di contributo regionale / nazionale, non potevamo subentrare nella costruzione, perché se no veniva perduto il fondo perduto, cioè il contributo da parte di questi enti, delle varie leggi regionali. Cioè. Quindi questa era un nostro desiderata 10 anni fa. Come vi dicevo però, oggi ci sono stati passi notevoli in avanti in termini di normativa, e quindi anche la costruzione partnership comune GSM e privato sono ben accette. Cioè il tipico esempio è project financing, sulla base anche della nostra situazione finanziaria potremmo in teoria affrontare anche vicende di questo tipo. Quindi è una ipotesi che può essere perseguita in maniera però razionale. Vi dirò però che l'osservazione che nessuno vi ha detto è che dai nostri dati le strutture attuali per una città come Pordenone, fino a prova contraria, sono sufficienti. E voglio rispondere anche all'osservazione di aiutare il commercio o gli operatori economici della città con scontisti tipo sabato, eccetera. Siccome io sono un cittadino di Pordenone, il sabato vado a parcheggiare in struttura, al mattino pago, il pomeriggio è gratuito. Vi assicuro che il pomeriggio del sabato le strutture sono semi vuote. Quindi il problema del costo e della tariffa è un problema superato, cioè i dati sono oggettivi, perché poi tra l'altro noi siamo iscritti come GSM dal punto di vista sindacale con l'ASCOM, quindi giochiamo anche in casa, perché vi assicuro che le verifiche le ho fatte io personalmente e non si giustifica nessuna modifica di questo genere, perché i posti che sono saturati 24 ore su 24 sono quelli da 1,60 o 1,20. Quindi cioè, finché qualcuno mi dimostrerà il contrario, secondo me la politica, almeno tariffaria, per un numero di stalli come i nostri è corretta. Ma sapete perché voi fate i confronti con le grandi città? Le grandi città hanno, Torino ha 50.000 stalli, quindi la politica tariffaria ha un senso. Per la città di Pordenone, che ha 1.500 stalli su strada, cioè, siamo sottodimensionati come strada, quindi la tariffa non incide minimamente da questo punto di vista, e le strutture confermano questo dato, date gratuitamente, sono semivuote, quindi escluso il giorno del mercato dove le strutture sono piene, perché almeno il mattino sono al 100%, il resto della giornata nessuno usa la struttura, che sono mediamente 150 metri di distanza dal centro. Quindi quando vado dal medico poi mi consiglia di camminare, e secondo me facciamo anche dal punto di vista ambientale e sanitario un dato positivo, visto i medici che abbiamo qui presenti. Quindi questo è un po' è chiaro che poi si può giocare su mille, però il problema è che la nostra struttura di parcheggio, di sistema di parcheggi è questa, con pochi parcheggi su strada e il resto su struttura che però non vengono utilizzate. Quindi questa è un po' la situazione pordenonese oggi, come vi dicevo però in altre situazioni. Poi volevo ricordarvi che lo smartphone ha fatto un sensibile, cioè ci siamo accorti dell'intervento del pagamento mediante smartphone, perché da giugno, è partito in marzo, in maggio, ma il dato è da giugno a novembre c'è stato un calo del 9,9, quindi 10%, delle sanzioni. Quindi anche l'oltretempo, è chiaro che magari qualcuno non ha lo smartphone, quindi dovrebbe... Gli incassi di chi? Quelli generali? No, il dato di incasso compreso lo smartphone, cioè le Fonzi, è di fatto in linea con l'anno scorso. Un mese un po' in più, un po' in meno, ma di fatto siamo fermi come situazione incassi generali. Però il dato di fatto è che le sanzioni sono diminuite in maniera sensibile in 4-5 mesi, non in 4-5 anni. Quindi secondo me quella è la strada. Poi per quanto riguarda i parcometri, purtroppo noi utilizziamo dei parcometri che sono di Solari, che è uno dei due player più importanti che ci sono in Italia, e le rigidità tecnologiche sono oggettive.
dovremmo metterci a costruirli noi per modificare e per dare il resto. Quindi purtroppo lì dobbiamo accettare una tecnologia che ci viene fornita e la scelta eventualmente l'abbiamo fatta sbagliata in precedenza quando abbiamo affidato a... Come? No, solari? No, potremmo cambiare anche domani mattina, però non ha senso che abbiamo 71 parcometri solari e 3 di Designa piuttosto che Siemens. Cioè, purtroppo quando tu sposi un sistema lo mantieni perché quando cambi devi cambiare tutto. Cioè, oggi in città ci sono 71 parcometri e quindi solari. Noi li abbiamo quasi completamente ammortizzati, quindi per dire fra un anno potremmo anche decidere, si cambia perché abbiamo questa novità assoluta, però insomma per il momento, cioè più che puntare sui parcometri io punterei a forme alternative di pagamento, cioè il passo avanti è Fonzi applicato anche alle strutture, cioè per dire, quindi quello è, che non è molto lontano dal venire, quindi secondo me quella è la strada. Insomma. Tavella purtroppo è andato via, quindi tutto quello che aveva preparato per l'ACI ad hoc. Poi. No, vi rispondo, certo. Allora, per quanto riguarda l'ACI, era parzialmente corretta l'informazione. Noi abbiamo fatto tutto, perché sapete, per vendere un'azione, GSM deve fare tutto un iter spaventoso in termini di sollecito di eventuali acquirenti piuttosto che cessioni, al di là del limite che deve essere tutto pubblico. Abbiamo deliberato quindi come assemblea dei soci l'acquisto come GSM delle azioni di ACI per il suo 24%, ACI possiede il 25%, quindi rimarrebbe socio per l'1%, e l'atto di cessione secondo me deve avvenire entro pochi giorni perché la delibera scade il 31/12/2015. Noi ci lamentiamo degli enti locali, vi assicuro per l'ACI la cessione è stata un'operazione lunghissima, quindi, perché lì ci sono delle competenze intrecciate con la parte nazionale che sono terrificanti. Speriamo che avvenga, abbiamo proprio sollecitato nei scorsi giorni la cessione, che basta che il presidente dell'ACI si presenti dal notaio individuato e la cessione è venuta. Quindi diciamo che la delibera è stata fatta, però in teoria potrebbe anche non presentarsi, quindi... Chi lo sa? Fino a fine anno il delibera. No, il notaio è di gradimento dell'ACI. Mi pare sia Gerardi, però. No, ACI. Gerardi è stato vicepresidente dell'ACI fino a 2 anni fa, mi pare. E quindi è tutta una combinazione qua. Poi, per qua, non so, altri elementi... No, vabbè, come vi dicevo, per quanto riguarda... Le mie risposte... No, fermola, adesso vado. Il presidio notturno, mi pare, sia il primo punto. Perfetto. Allora, il presidio notturno dell'autostazione, che in teoria non è richiesto da nessuna normativa, nessun atto di concessione, eccetera, di fatto è stata incaricata però ancora dall'ATAP, quindi l'ATAP scadrà, il contratto dell'ATAP scade il 31/12, quindi fra un mese, una società di sorveglianza privata che fa dei tour. Noi ci siamo anche preoccupati di avvisare anche le forze di sicurezza, cioè carabinieri, polizia, cioè che hanno garantito, dico, inutile che passiate durante la giornata, che ci siamo già noi, è meglio che qualche giro lo fate. Però diciamo che abbiamo già visto dei miglioramenti, cioè la presenza continua, mentre prima non era presidiata, perché di fatto una fermata un po' più complessa dell'autobus, ha migliorato molto, perché effettivamente personaggi strani che girano per l'autostazione ci sono, insomma. Quindi il fatto che ci sia qualcuno con la divisa sicuramente diventa un elemento importante. Per quanto riguarda gli addetti, negli ultimi 5-6 anni di GSM sono stati 25-26 persone. Con l'autostazione saranno 30, perché noi abbiamo ben 3 persone che sorvegliano l'autostazione. Quindi sì, questo non è. Però come se voi vedete anche dai dati del piano industriale, i precedenti anni il costo della manodopera si è aggirato intorno al 1 milione, euro più, euro meno.
Ecco, purtroppo ecco, l'architetto Giannelli, giustamente, vista la sua deformazione personale, parlava delle strutture di parcheggio. Come vi dicevo prima, c'è una GSM ante delibera e GSM post delibera. Cioè l'ante delibera ha ricevuto dall'amministrazione la struttura di parcheggio e noi abbiamo cercato in qualche maniera di mandarla avanti, di gestirla, però diciamo che la conferma che stiamo andando verso la direzione Giannelli è che il 90%, se voi avete visto, degli investimenti previsti, no, della direzione Giannelli, scusa che armadia, vabbè, un amico Giannelli, l'amicizia non si può mica perdere da un momento all'altro, no, nella direzione, nel senso da lui richiesto. L'allusione era un'altra. Da lui non ho queste deformazioni, io non ho questi retrogusti. No, no, ma i timori di Lopez. In questa direzione, perché il 90% degli investimenti previsti sono di fatto miglioramento delle strutture. Quindi lì siamo, insomma. È chiaro che però l'amministrazione non aveva neanche esperienza, purtroppo le strutture sono state fatte in anni diversi, con progettisti diversi, non stiamo qui a dilungarci, facciamo del nostro meglio. Cioè, scusa, quindi vi rendete conto anche voi che ci sono delle situazioni insostenibili? Il parcheggio Licinio deve avere due ingressi, uscite separati, il Vallona dovete modificare gli stalli, eccetera. Cioè, lo sapete questo? Sì, no. Sono tutti migliorabili. Dai. Bisogna mettere sopra parecchi quattrini. Non possiamo farci ridere dietro. Sono tutti migliorabili. Si può fare ancora molto, insomma. Però dai, diciamo, rispetto a quando siamo partiti nel 2002, che c'era solo il parcheggio che andava sotto acqua in via Rivierasca, passi avanti ne abbiamo fatti importanti, insomma, dai, con i limiti naturali e umani. Poi. Non mi pare ci sia altro, non so, perché... Se no vi racconto delle cose belle che ha fatto la GSM, poi non è bello. Consigliere Sperotto, prego. Sì, grazie Presidente. Chiedo scusa perché magari questi argomenti sono stato oggetto della Commissione, ma sono qui da poco e quindi alle Commissioni non ho partecipato. Non riesco, e quindi chiedo appunto all'amministrazione una spiegazione dal punto di vista anche così, a trovare un nesso diretto tra il servizio che dovrà, appunto, di cui dovrà occuparsi GSM nel futuro, cioè relativo alla gestione dei servizi accessori, quali la riscossione della TOSAP, che poi, cioè, nel senso, siccome adesso mi pare che in comune c'è un ufficio che si occupa solo di quello, cioè da domani quell'ufficio verrà trasferito in GSM, perché faccio un esempio molto banale. Ci sono dei casi in cui delle associazioni, degli enti non sono tenuti per occupazioni temporanee, molto semplici, a pagare la TOSAP. Cioè, tutto questo servizio verrà devoluto a GSM o rimarrà in capo al comune? Quindi avremo un'ulteriore funzione, oppure cioè, l'ufficio del comune chiude e passa tutto a GSM o no? E poi, siccome appunto nel precedente... punto B5 si dice che la gestione degli incassi ricavati dalla sosta a pagamento se ne occuperà GSM direttamente, si occuperà anche della gestione del ricavato dalla TOSAP oppure no GSM, perché questo dall'atto non si evince. Una battuta poi per quanto riguarda gli stalli, ovviamente i parcheggi vuoti nonostante la sosta gratuita, forse credo che ci sia un problema di comunicazione, nel senso che effettivamente non sai sempre quando la sosta è gratuita oppure no, quindi è un sollecito all'amministrazione GSM di sollecitare appunto la pubblicità della sosta gratuita, ovviamente questo per favorire l'arrivo di gente in città in periodi come questi in cui è importante che il nostro commercio sia più possibile agevolato. Grazie. Consigliere Daniello, prego. Grazie. Allora, volevo chiedere una informazione. Secondo il codice della strada, quali sono le misure per disegnare gli stalli? E noi qui a Pordenone
li abbiamo tutti regolamentari secondo queste le norme e sono tutti rispettosi di queste norme e non ho capito bene, nell'ante delibera c'era la giunta competente per il costo dei parcheggi, nel post delibera invece non sarà più la giunta e sarà solo GSM o sarà una cosa fatta insieme? Perché non ho capito bene il passaggio dell'ingegnere. E un'altra cosa, se nel piano in futuro ci saranno anche revisioni messe a punto di tutte le ciclabili con le varie segnaletiche proprio per la sicurezza stradale. Consigliere Freschi, prego. Due brevissime domande. Allora, chiedo se è possibile, come avviene davanti alla stazione ferroviaria, che ci sono degli stalli a sosta brevissima, gratuiti, cioè 15 minuti, se è possibile ricavare, non penso che vada a incidere, e se va a incidere eventualmente quanto, nel budget dell'azienda, il fatto di ricavare anche davanti alle poste centrali un paio di stalli a sosta brevissima. Delle volte più il costo e il tempo che ci si impiega a fare il ticket che lasciare la macchina per pochi minuti, per cui penso che davanti a degli edifici che usufruiscono, che danno un servizio di pubblica utilità, si possa prevedere anche un minimo di stalli, diciamo così, a sosta brevissima ma gratuiti. L'altra cosa è una segnalazione che mi è arrivata, io non ho avuto modo di verificarla direttamente, che il parcheggio, il multipiano del Tribunale ha dei servizi igienici che non sono usufruibili dal pubblico. Allora volevo capire se sono di spettar... Prego? Il Tribunale, al parcheggio del Tribunale, se sono riservati semplicemente al personale oppure se c'è qualche altro problema ed eventualmente qual è la motivazione. Solo questo, grazie. Consigliere. Bene, prego, iniziamo con le risposte. Chi inizia? Lei, assessore? Assessore Zille. Primo. Chiarimenti? Prego. Sì, non mi ha convinto molto il discorso tariffario, che comunque apprezzo perché l'1,60 lo ritengo comunque abbastanza esodo. Se fa la parametrazione degli stalli che abbiamo, è chiaro che se non va a quel prezzo lì non riesce a fare bilancio. Comunque per questo non vuol dire che sono adeguati per la città di Pordenone. Se poi dovete fare bilancio allora possiamo capirlo come amministrazione e come gestione. Io, visto che fare la raccomandazione, non volevo neanche intervenire, però volevo chiederle questo: se in Viale Martelli ci sono delle alcune situazioni di Pordenone dove sono delimitati i parcheggi con dei paletti. Cioè nel senso che lei ha come riferimento il paletto a fianco. Io sfido chiunque a capire dove c'è il paletto nel parcheggio. Dunque tutti tengono un po' fuori per aver paura di rovinare l'autovettura. Provate a farci caso. Se voi parcheggiate in Viale Martelli, c'è il paletto che delinea la fila dove sono i parcheggi blu. Se lei non li vede, cioè non si vedono e gli sensori non li percepiscono, sarebbe meglio lì fare un cordolo più basso in modo che lo senti con la gomma, perché quando l'hai sentito sei sopra il paletto, dunque hai fatto fuori la fiancata della macchina. Questo mi hanno fatto marcare alcuni nostri cittadini, che non sono tanti. Poi se magari nel futuro trovate delle limitazioni un po' migliori, è meglio. In Viale Gorizia alcune macchine non riescono a parcheggiare se non vanno sopra la ruota, sopra il marciapiede, sopra la pista ciclabile. Cioè se voi vi mettete a fianco per parcheggiare sulla destra, nel sottosterzo andate sopra con la gomma, dove c'è la pista ciclabile. Non è mai successo nulla, ma magari accorciando di 15 cm la pista, ma non adesso, io parlo sempre in suggerimenti futuri. Per adesso solo l'unica cosa è quel fatto lì
del paletto che è veramente pericoloso, basta provarci. Insomma. Sì, io so che l'assessore ha predilezione per quel tipo di ostacolo limitativo e visivo, ma almeno quelle parti dove non c'è, anche nella stessa Viale Cossetti, se lei parcheggia di fronte all'ex cinema, con il sottosterzo va a beccarsi il paletto perché è talmente limitato che non ci entra, se no. Ecco, solo questo per adesso. Grazie consigliere. Consigliere Piva, domanda? Sì, grazie Presidente. No, io ho una domanda, diciamo, che è un po' diversa dalle domande di chiarimenti. Noi stiamo discutendo questa sera la delibera della riconfigurazione della società GSM, gestione servizi, e quello che si deve fare. Bene, fino adesso io solo ho sentito domande che non sono per niente attinenti all'oggetto della discussione. Allora, cioè, voglio dire, è possibile che due ore stiamo qua a chiedere particolari, uno stallo in più, uno stallo in meno? Cioè, è una cosa che non ha nessuna logica. Questa aula deve lavorare e deve produrre, e non è con chiacchiere così evanescenti che si può produrre un obiettivo finale. Ecco, io vorrei che ci fosse più serietà, più concretezza da parte di chi deve lavorare e chiedere comunque, dare un ok per questa delibera. Va bene, grazie. Prego. Rispondiamo velocemente così riusciamo a iniziare la discussione. Ecco, io volevo rispondere alla consigliera Daniello riguardo agli stalli regolamentari del codice della strada. Credo che la GSM che sta operando, ma poi avrà conferma anche da parte del suo presidente, ha già rivisto, ma se ce ne fosse ancora bisogno sta rivedendo in alcuni luoghi che siano a norma in base al codice. Può darsi che in qualche angolo siano ricavati ancora di quelli un po' più stretti, ma mi pare però l'input è quello che mentre stanno facendo la manutenzione di questi, quando vanno a ridipingerli, vengono riportati alla misura stabilita dal codice. Ecco, se non vi fossero in alcuni, non lo so perché ripeto, potrebbe esserci, ma dopo magari il Presidente Furlan può darsi che possa dare già una risposta più definitiva della cosa. So che in passato mi è arrivata qualche segnalazione, ecco, questa era la risposta. Per quanto riguarda le ciclabili, proprio con la riconfigurazione non solo viene fatta la manutenzione come ha fatto, ma realizza interventi riguardanti tutta la mobilità, progetta interventi per tutta la mobilità e quindi compreso le piste ciclabili. Quindi fa parte di tutto il pacchetto della mobilità e di tutte le componenti del traffico, ecco. Questa era la risposta che... Ecco. E quindi, man mano che si va avanti, quello che è previsto nel piano mobilità, in base alle priorità e le disponibilità finanziarie, si procederà a realizzare le varie piste ciclabili che sono state previste. Ecco. E quindi anche tutta la relativa cartellonistica per renderle ovviamente sia sotto il profilo del codice della strada sia per quanto riguarda anche la lettura e la continuità di queste piste, quindi la riconoscibilità dei tracciati, indubbiamente. Sì, credo che per quanto riguarda il consigliere Freschi, di stabilire degli stalli a sosta breve davanti alle poste, credo che sia una proposta quanto mai corretta, perché di fatto a suo tempo in passato, quando non era ancora, c'erano alcuni stalli dove si prevedeva i 15 minuti, tempi brevi, come attualmente sono davanti alla stazione. Ecco. Per poi, per quanto riguarda servizi igienici, do la parola per lo Stato. Dottor Furlan, sui servizi igienici. Ah no, un attimo, per la TOSAP, sì, per la risposta di Sperotto. Per la TOSAP. Della TOSAP. Il costo. La tariffa? No, è sempre competenza del comune. Sempre l'amministrazione. Sempre l'amministrazione, devo cambiare la normativa.
Rispondo alla domanda del consigliere Sperotto. Allora, l'attività di riscossione TOSAP è indicata in termini di servizi accessori, quindi la gestione dei servizi accessori quali la riscossione della TOSAP. Attualmente è nell'intenzione è di limitare il tutto alle attività di TOSAP mercatale, cioè quello che oggi già fanno, cioè che, visto che sono lì nelle attività di sosta, ci fanno anche il controllo nelle due giornate di mercato delle presenze e dei metri quadri. Non è che gli piaccia tantissimo, ma devo dire è un'attività comunque che è poco onerosa, quindi nell'attuale configurazione che vi proponiamo, ed è desumibile sia dal piano industriale che dal contratto, dalle linee guida degli elementi fondanti del contratto, non ci sono previsioni di cessione di rami d'azienda e di cessione di personale. Quindi sono tutte attività che comunque, diciamo, comperiamo dalla società e che non esercitiamo pienamente oggi. Quindi andrebbe specificato forse. Anche perché, cioè, avevamo fatto una riflessione sia su questo, sia sulle pubbliche affissioni, che erano previste peraltro nello statuto previgente. Però dagli approfondimenti effettuati risulterebbero attività strumentali, quindi svolte in realtà, quindi non servizio pubblico locale, e come tale ci avrebbe incrinato la tenuta dell'in-house servizi pubblici locali, perché le società strumentali sono sottoposte sono fattibili ancora, ma sono sottoposte a maggiori rigori di tipo formale. Quindi a confronti formali sul mercato, ma e anche potenziali rischi di legittimità se inserite in una società che esercita anche servizi pubblici locali, perché potenzialmente potrebbero diventare degli strumenti, non è questo il caso, ma degli strumenti con cui si turba, diciamo, il mercato della parte servizi pubblici locali. Cioè la riscossione della TOSAP mercatale resta in GSM o viene trasferita? Okay. Ah, gira il comune. Okay. Era per capire. Bene, abbiamo risposto a tutto? Bene, dichiaro aperta la discussione. Consigliere Ribetti, prego. Grazie Presidente. Chi? Alcune riflessioni si pongono necessarie. Inizio col dire che finalmente, almeno così mi auguro, si potrà giungere, sempre se questa sarà la volontà reale, ad una gestione maggiormente unitaria, maggiormente io direi consenso, di quello che è il problema traffico, perché sostanzialmente questo, diciamo che problema traffico, gestione del traffico, sosta, cioè tutto quello che ne va insieme. Io fino adesso, io come i colleghi dell'opposizione, insomma, non abbiamo mai risparmiato critiche all'amministrazione, perché a mio modo di vedere, ma anche a nome dei colleghi, è sembrato in molti frangenti, è sembrato che fosse un po' tutto lasciato al caso. È mancata, a mio modo di vedere, una visione sino ad ora unitaria del problema. Più di qualche volta abbiamo sottolineato come ad esempio il problema parcheggi in certe zone della città non fosse affrontato in maniera corretta. E non mi è piaciuto, come non è piaciuto ad altri colleghi, l'ha ricordato il collega Giannelli, l'escamotage
di usare i parcheggi blu, di riempire il centro di parcheggi blu e risparmiare, poi salvaguardare le quote, le percentuali con i parcheggi liberi in periferia. Io capisco che si fa cassa, ma qua c'era una mia mozione, credo un'interrogazione di qualche anno fa, dove dicevo: ma signori, ma gli uffici, la maggior parte degli uffici sono in centro, bisogna creare la possibilità alla gente di venire, magari regolamentandolo sicuramente con disco orario per evitare che la gente si va a parcheggiare, però bisogna dare una rotazione, bisogna individuare delle aree. E invece così non pareva fosse, questo non pareva fosse l'indicazione dell'amministrazione. I commercianti stessi, se non ricordo male, hanno più di qualche volta attaccato la politica sui parcheggi dell'amministrazione. Quindi io mi auguro che questa delibera possa portare almeno in capo a un soggetto la gestione unitaria, quindi con una visione d'insieme. Se quindi da una parte sarei anche a favore di questa delibera, quello che mi lascia francamente perplesso è poi la questione che sempre questa partecipata diventa la longa manus dell'amministrazione, perché altro non è questo. Quindi diciamo, se da una parte ci sarebbe la possibilità di dare in mano a un professionista, dei professionisti messi lì, una gestione unitaria, se però quei professionisti mi devono rispondere a quelle che sono le direttive che vengono impartite, beh, francamente si rischia di vanificare il risultato. E allora abbiamo fatto tante domande, e mi dispiace che qualcuno dei colleghi di maggioranza abbia voluto additarci come diciamo di essere andati fuori tema. Io invece ritengo che il tema sia francamente connesso, perché qua si chiede di dare un voto a una delibera che va, come ho detto prima, a spostare tutta la gestione in capo a questa società. Quindi è chiaro che noi andiamo a chiedere a chi quella società rappresenta, quelle che sono le sue linee guida, le sue politiche, perché è chiaro che dobbiamo capire che intenzioni ha nella ripartizione degli stalli, che intenzioni ha nella gestione del traffico, che intenzioni ha nelle politiche tariffarie, perché se non lo chiediamo significa che non abbiamo capito la portata della delibera. Ecco, ci tenevo anche a precisare questo. Dal punto di vista, diciamo proprio attinente alla regolarità sostanziale della delibera che viene votata, io apprezzo e ringrazio il segretario che abbia colto quanto ho detto nella mia prima richiesta di intervento, però mi lasciano francamente perplesso il carattere generale, la portata generale della ratifica del sindaco, quello che viene indicato al punto 13-14, credo, 14, adesso non ce l'ho più sotto mano, al punto 14 della delibera, perché francamente ritengo che sia di portata troppo generale per essere votato. Cioè, io ritengo che se bisogna dare una delega al sindaco, bisogna, è una delega che deve essere discussa in consiglio, una delega di tal senso. Poi chiaramente se sono clausole leggere, stilistiche, beh, quello è un altro discorso, ma ritengo che debba in ogni caso passare dal Consiglio. Io francamente invito il responsabile della società, che è quello che da domani credo, perché credo che la delibera venga votata, quindi che da domani avrà la gestione, di fare un po' tesoro di quelle che sono i suggerimenti che sono usciti da quest'Aula, perché fino adesso ci siamo scontrati con un'amministrazione che è stata sorda. E fino adesso l'amministrazione è stata sorda e lei, diciamo, aveva forse la scusante, l'attenuante di dire: beh, in effetti abbiamo un mobility manager, su cui tornerò fra un attimo, abbiamo un mobility manager che segue, che ci dà, che fa degli studi, viene pagato dall'amministrazione, ne segue le linee guida, noi siamo solo la mano operativa. Beh, adesso questo non è più una scusante, non è più uno schermo che può usare l'amministrazione della società, perché se è vero, ripeto, che deve seguire delle direttive, è altrettanto vero che deve prendersene poi la responsabilità, perché le amministrazioni possono anche cambiare e i risultati, poi le persone, gli uomini, vabbè che seguono delle direttive, ma gli uomini rispondono in prima persona, volendo essere idealistici. Ecco, quindi io ritengo che sia fondamentale che lei faccia tesoro di quelle che sono le indicazioni nate in quest'Aula, anche perché lei a Pordenone credo che ci stia, che ci vada in giro, e quindi deve rendersi conto di molte che sono le criticità.
che sono state evidenziate. Un'ultima riflessione su Mobility Manager. Dico la verità, è una figura della quale, non parlo della persona perché oltre ad averla vista qualche volta in aula, quindi assolutamente prescinde dalla persona, ma è una valutazione che io ho fatto sul ruolo e sui risultati che ho visto e sulle criticità che ho palesato più volte. A me francamente diciamo, la cosa che mi piace più di questa delibera è la scomparsa, che mi auguro sia così, della figura del Mobility Manager come è stata finora interpretata, perché se i risultati che ha portato il Mobility Manager sono quelli che sono sotto gli occhi di tutti, a me francamente non pare un lavoro diciamo ben fatto. Magari posso dire che avrà seguito delle direttive, lo credo, quello che sto dicendo anche adesso all'amministrazione, però se Mobility Manager hanno fatto altro che interpretare delle direttive senza mettere qualcosa di suo, ha sbagliato chi quelle direttive ha dato, a mio modo di vedere, e ha sbagliato chi le ha recepite in questa maniera. Quindi io mi auguro che col cambio di rotta che ci sarà, che ci sia un cambio di rotta a seguito di questa delibera. In ogni caso, per quanto detto finora, io non voterò a favore di questa delibera, mi asterrò dal voto, perché ritengo che se qualcosa di buono c'è, ci sono delle criticità che ancora non ritengo superate da questa delibera. Grazie. Grazie consigliere. Prego consigliere De Bortoli. Allora, questa sera siamo qui per questa delibera e devo fare una premessa però, volevo dire a qualche consigliere, maggioranza, che il tempo che impieghiamo qui in Consiglio Comunale non è mai tempo perso, perché un'opposizione attenta, puntuale, fa crescere anche una maggioranza, forse un po' sgarbata e disattenta. Dunque, una buona opposizione fa sempre una buona amministrazione, questo è pacifico. Se noi fossimo silenti, forse fareste più errori di quelli che fate. Detto questo, parliamo di una società che a mio avviso, io ho avuto modo di osservarla di molto spesso, anche perché siamo sulle strade, eccetera, dico che è una società che opera ormai da tempo a livello imprenditoriale quasi privatistico. Perché se non riusciamo a far lavorare le imprese che appaltiamo delle strade di notte, questa società, che seppur di diritto pubblico, riesce a lavorare anche di notte. Non si capisce questo, perché abbiamo visto asfaltare Viale Grigoletti a rate e in malo modo, facendo un sacco di disastri per tutti quelli che abitavano o esercitavano in quella via. Qui invece abbiamo visto fare rotonde e quant'altro gestite direttamente di notte con meno disagi possibili e magari anche detta dall'assessore competente con buoni risultati, perché io mi sono fermato a vedere le rotatorie formate se potevano creare qualche difficoltà. Dunque sarà anche forse merito del presidente, che è una simpatia perché si chiama Walter anche lui, ma per la sua capacità, Walter Furlan, che come abbiamo sentito è uno che va ad osservare personalmente anche dove sono i momenti di criticità e ci spiega poi le cose come vanno spiegate. Ma quello che questa sera mi sento di dire è che c'è una strana sensazione ultimamente nell'amministrazione generale del Paese. Stiamo lasciando o sganciando i gioielli di questa città. Mi voglio fermare in questa città. L'altro giorno abbiamo sganciato la Casa Serena, che era un fiore all'occhiello di questa città. Oggi sganciamo la GSM, che comunque è una società partecipata che funziona sufficientemente bene in questa città, e domani sganceremo magari la GEA, e abbiamo visto cosa stiamo facendo anche delle ATER. Adesso le ATER avranno un direttore, un amministratore delegato, questo magari che viene da Milano a organizzare le 4.600 appartamenti che abbiamo qua nel territorio provinciale, perché ormai questa è l'insegna futura, cioè. E questo mi riporta un po', devo dire la verità, a quella cosa che è passata così abbastanza inosservata, quando un revisore dei conti seduto là ha detto pari pari che tra un po' noi non conteremo più nulla. Ve lo ricordate? Quella sera che si discuteva della Casa di Serena, un revisore dei conti, che poi neanche è stato riportato l'intervento,
ha detto pari pari che noi fra un po' non conteremo più nulla. Forse mi rassicura un po' che la prossima amministrazione, invece di avere 8 assessori, potrà avere solamente 4. Perché se diamo in gestione, quasi a livello privatistico, e l'assistenza per gli anziani, e la GSM per il traffico e quant'altro, e la GEA per quanto riguarda, cioè, io penso che tanti assessori non scriveranno più. Perché quando avremo questi organismi, francamente, dunque risparmieremo dei soldi, dei cittadini probabilmente, anche perché loro saranno più efficienti e faranno dei bellissimi lavori. Speriamo di avere, ecco, l'opportunità di dare dei suggerimenti ancora, se noi staremo ancora come sindaco comunale, perché l'area del PD è di smobilitazione, cioè nel senso via le circoscrizioni, la provincia autoeletta, il Senato autoeletto, le UTI, non si capisce ancora questa particolare situazione, non sappiamo cosa saranno e se ci saranno, e questo è il patteracchio che si sta facendo ultimamente in questo paese, che non abbiamo neanche più riferimenti, ma quello che mi preoccupa di più è che non avremo neanche le responsabilità, perché davanti a questo coacervo di cose, quando le cose non andranno, non abbiamo la responsabilità di qualcuno, perché sarà o l'UTI o i sindaci o i comuni, non conteremo veramente. Dunque il cittadino, il suo voto oggi vale molto molto poco. Tant'è vero che, come avete visto, ritorno all'ATER, è la regione che incaricherà un amministratore dell'ATER, non sarà più rappresentante del comune, della provincia, del territorio, no, potrà arrivarci uno dalla Campania, qua, incaricato dalla regione, incaricato dalla regione a gestire l'ATER di Pordenone. Domani potrebbe succedere anche per quanto riguarda la GSM, o forse, ecco, questo sarà quello il futuro nostro, che conteremo sempre poco, ma soprattutto se contiamo poco noi, purtroppo, dobbiamo ammettere che conteranno molto pochi cittadini, cioè quelli che si esprimono a indicare una idea gestionale, seppur politica, ma un'idea gestionale, o le capacità delle persone che poi rappresentano, chiamiamoli partiti, o agglomerati di persone, chiamiamoli agglomerati di persone, però sono sempre cittadini che poi indicheranno e avremo un responsabile ben preciso. E quando noi esprimiamo una preferenza, un voto, per una classe politica che c'è e che ha un'ideologia ben definita, poi sappiamo come andrà a fare le cose. Oggi noi invece dovremmo esprimere un giudizio per un'impresa che chiamo proprio impresa, perché tanto come l'ASP è un'impresa, dove a parità di bilancio, adesso chiameremo la GSM impresa, perché diventa un'impresa con un presidente capace, in questo caso, che ci porterà a fare dei buoni lavori, e io mi auguro sempre meno colpire il cittadino per questi lavori che farà, perché lavorerà sul territorio per fare non solo pareggio di bilancio, ma addirittura utile di bilancio. Per cui avremo delle opere che funzioneranno meglio nel futuro e saranno gestite molto bene. Ecco, questo ci porta purtroppo, per il nostro modo di pensare, ad astenerci da questa delibera. L'altra volta siamo usciti abbandonando la seduta, questa volta ci asteniamo, perché siamo convinti che con le persone che sono attualmente oggi in questa gestione, per quello che hanno fatto vedere, e spero per quello che ci faranno vedere, ma proprio sulla tipologia, perché mentre per gli anziani abbiamo qualche perplessità, perché sono persone deboli e gente che deve essere gestita anche senza il pareggio di bilancio, questo è il mio pensiero, il nostro pensiero. Quando si parla di anziani, di persone deboli, e sono persone deboli, ci può anche non essere il pareggio di bilancio, è la società tutta che deve preoccuparsi di questo. In questo caso invece siamo più d'accordo che ci sia non solo il pareggio di bilancio, ma l'utile di bilancio, perché la politica che ha fatto il Presidente, e ce l'ha spiegata qua, poteva portare anche a un euro il parcheggio, ma non avrebbe fatto il pareggio di bilancio, non avrebbe gestito sufficientemente bene come ha fatto questa società. Allora, per queste ragioni noi diamo fiducia con il voto di astensione e non abbandoniamo l'Aula. Grazie. Grazie consigliere De Bortoli. Consigliere Franchin, prego. Sì, grazie Presidente. A noi sembra che in questo momento sia utile sottolineare un concetto che ci sembra politicamente importante,
E cioè l'analisi della nostra società in questo momento ci impone di pensare che il futuro sarà legato alla specializzazione. E cioè abbiamo l'impressione che la gestione del bene pubblico sarà efficace proporzionalmente a quanto sarà gestita da esperti. E quindi siamo convinti che il futuro della gestione pubblica sarà affidare a persone esperte una gestione di parti della città, della nostra collettività, ma con la capacità pubblica, cioè del comune, di sovraintendere ai processi, cioè agli obiettivi. Ecco, su questa linea è la nostra azione di dare il nostro forte appoggio alla unificazione delle case di riposo. Su questa linea è dare forte appoggio alla delibera di stasera e anche quella successiva, perché abbiamo l'impressione che la nostra capacità di dare servizio ai cittadini passerà attraverso la capacità di essere, come ente pubblico, quello che dà la direttiva e individuare nel meglio che offre la nostra collettività chi gestirà i servizi. E cioè pensiamo che questo sia il futuro del nostro welfare, visto che abbiamo parlato di welfare la settimana scorsa, o di servizi meno legati alla persona ma più legati alla città, come può essere quello di stasera. Cioè il discorso politicamente che ci trova d'accordo è questa sensazione di dare al pubblico comunque la gestione e il controllo della situazione, ma di affidare a gente che fa questo mestiere e solo questo mestiere la parte pratica. Ma questo sarà, secondo noi, sarà l'organizzazione che vedremo in molte delle nostre operatività cittadine, ma non solo cittadine, regionali, forse nazionali. Cioè questa di stasera ci sembra l'opportunità per affermare la necessità che il privato si dia un orientamento, non dico da privato, ma con delle regole simili, ma sotto la sovrintendenza del nostro ente pubblico eletto, riconosciuto come controllore. Per cui è su questa cosa che ci interessa dire il nostro parere favorevole sia alle delibere scorse, sia a queste, sia a quelle che verranno. Cioè pensiamo che l'ente pubblico debba ritagliarsi fortemente il ruolo di indirizzo e di controllo e assegnare l'operatività a chi lo sa fare. Grazie. Grazie. Dichiarazione di voto quindi per noi è chiaramente favorevole. Consigliere Manzon, prego. Grazie Presidente, colleghi. Amplio un momentino a prospettiva del collega Franchin per ricordare un po' tutto il contesto all'interno del quale la nostra amministrazione opera. Ricordiamo che a livello nazionale il problema del ripensamento del funzionamento delle municipalizzate è un problema serio. Noi sappiamo di vivere in un contesto che per tutta una serie di motivi è un contesto virtuoso, quindi sappiamo di operare in termini abbastanza protetti, però non dimentichiamo che dobbiamo dare un segnale in avanti e quindi anche per noi la necessità di ripensare, adesso stiamo ripensando a GSM, poi ripenseremo anche a GEA come abbiamo all'ordine del giorno, ecco. Però in ogni caso noi dobbiamo immaginare che GSM diventi il nostro braccio operativo nell'ambito della mobilità, però ricordando che dobbiamo dargli prospettive, in senso un po' di avvicinamento a un piano industriale, chiamiamolo efficace, ci porta a considerare che GSM debba ampliare la sua azione. Noi sapevamo che GSM, essendo legato in maniera profonda alle scelte di amministrazione, aveva tutta una serie di vincoli che non le permettevano di ampliare la sua azione. Adesso invece tutta una serie di motivi ci porta a pensare che sarà aiutata in questo. Il sindaco ricordava la questione dello sviluppo della logistica. Noi non dobbiamo dimenticarci che, nonostante il dibattito continui, però sicuramente sarà efficace e porterà dei risultati, anche al fatto che ragionando in termini di UTI già l'azione di GSM si amplierà, andrà al di là della nostra Pordenone e comincerà ad avere un respiro un po' più ampio. Respiro un po' più ampio significa che
In ogni caso, respiro un po' più ampio significherà che in ogni caso, ecco, potrà ampliare, come abbiamo visto, ecco, all'interno dello statuto la sua azione su ambiti diversi, ma avrà anche un bacino più vasto all'interno del quale produrre il suo effetto, e quindi avrà garanzie di tenuta in prospettiva più consistenti di quelle che non abbia ora. Quindi salutiamo con attenzione questo passaggio. L'altra questione invece che mi portava a fare una valutazione un pochettino più politica, ecco, a me, diversamente dal collega De Bortoli, questa prospettiva, anzi concordemente col collega De Bortoli, perché per certi aspetti non va dimenticato, ecco, l'azione che deve avere a livello locale GSM, a me sembra importante ricordare che poi noi abbiamo appena approvato il PUMS, abbiamo appena approvato il PUT, quindi abbiamo bisogno di una società che si occupi di trasferire in maniera organica e omogenea poi quelli che sono i dettami che noi abbiamo pensato essere validi per la città. Quindi abbiamo bisogno di avere una società vicina, una società che operi secondo delle indicazioni anche di sensibilità nei confronti dell'utenza che noi reputiamo importanti. Quindi il fatto che ci sia poi una testa pensante fatta da professionalità serie, ma che ci sia anche un'ispirazione poi rispetto all'azione sul territorio che porti avanti quelle che sono le attenzioni verso il territorio, a noi non dispiace che ci sia, è una questione che noi riconosciamo come importante. Tutti i controlli paralleli, tutte le attenzioni per gli obiettivi non faranno altro che mettere insieme due strade, ecco, far congiungere due strade, quella molto attenta alle scelte operative e quella invece ispiratrice che deve essere dell'amministrazione politica. Quindi noi applaudiamo questa iniziativa e confermiamo il nostro voto a favore nel momento della scelta della delibera. Grazie. Grazie consigliere Manzoni. Dichiaro chiuso il primo intervento, passiamo al secondo. Nessuno iscritto, dichiaro chiusa la discussione, chiedo all'amministrazione se intende replicare. Prego, signor Sindaco. Brevissimamente ho solo due osservazioni. La prima è, in un certo senso c'è stata continuità di intervento tra il consigliere De Bortoli e il consigliere Franchin. Perché? Vi spiego, secondo me, l'interpretazione. Non è vero che noi vendiamo la GSM con questo atto, perché mi è sembrato che il suo intervento fosse più o meno quello. In realtà noi la vogliamo rafforzare, perché dando questo tipo di servizi, questo tipo di affidamenti, noi chiediamo anche, vogliamo, che la società si specializzi di più. Cioè diventi, dal punto di vista dei servizi, dal punto di vista della capacità di dare a noi i servizi che di volta in volta andremo a chiedere, ma di svilupparli da un punto di vista dello svolgimento vero e proprio, ma dall'altro di essere capace anche, questo è quello che ci auguriamo, di essere capace di ampliare il suo bacino di, chiamiamolo, di mercato, insomma, di non lavorare solo come già fa peraltro, ma di ampliare i comuni che serve. E questo lo può fare, secondo me, con la qualità dei servizi che alla fine riusciremo noi a stimolare, ma chiaramente dall'altra parte anche la GSM a creare al suo interno. Prima osservazione. Seconda osservazione, circa questo benedettissimo mobility manager che è stato al centro di osservazioni, direi, non so, per tutto il nostro mandato, c'è quasi un accanimento terapeutico, mi sembra, lo devo notare, basta vedere il numero di interventi che riguardano questa persona. Io farò così: noi andremo ad elencare e a pubblicare sul nostro sito tutti gli interventi che questa persona ha fatto in questi 4 anni e mezzo e le ricadute sia in termini di maggiore sicurezza che in termini di valutazione di traffico, di miglioramenti. Poi starà a voi con i fatti dire se veramente questa persona è stata così inutile come sostenete. Lo so che non ce l'avete con lui come persona, ma diciamo dal punto di vista di come il suo operato è stato da noi
non guidato non è corretto, ma insomma è stato stimolato in base alle politiche che volevamo attuare e definire. Quindi secondo me questo, proprio basandosi sui fatti, alla fine credo che darà merito a lui, ma merito anche a noi. Questa è la mia confidenza, la mia certezza. Non avrei da aggiungere nient'altro. Grazie, signor Sindaco. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Prego. Consigliere De Bortoli. Ribadisco la nostra, anche se i colleghi sono assenti. Astensione dal voto per quello che ho detto finora. Purtroppo devo andare via. Dunque non partecipo al voto, ma esprimo l'astensione al voto da questa delibera. Grazie. Va bene, grazie. No, ma scusi. Prego. No, volevo dire al sindaco, non è che non c'era continuità sul discorso che diceva Franchini. Anch'io sono convinto di quello che lei dice, cioè nel senso che diventa una società più snella, più operativa, la possiamo noi controllare ancora. È un'utopia quella che lei pensa, che noi facciamo le scarpe agli altri comuni perché pensiamo che sono più imbecilli, non è così. Perché, opereremo sugli altri comuni per fare utile noi e magari investire a noi. Diventerà una società dell'UTI, perché questa è un'altra cosa, quando avremo l'UTI, perché se mai vedremo questa nascita, e dunque opererà con gli altri comuni come opera per noi, dando anche loro l'avanzo di bilancio, perché noi che penso che questi qua siano. Sul mercato esterno, essendo capaci, come hanno dimostrato, potrebbero anche trovare consenso, e magari facendo lavori all'altre, oppure controllare i lavori che vengono fatti meglio. Quando dicevo prima che l'ho visti operare a fianco al Mobility Manager e anche con l'assessore Zilla, che devo fare i complimenti, sono sempre stati, perché quando vanno dette le cose vanno dette, hanno sempre operato, a mio avviso, con puntualità, con dedizione, senza guardare l'orario, magari come fanno le imprese private che appaltate. Ecco, e per quello diamo proprio voti di astensione a questa società. Grazie. Grazie consigliere. Consigliere Ribetti. Grazie Presidente, ma sarò telegrafico prima, perché avevo già espresso il voto del nostro gruppo che sarà un voto di astensione, però ci tenevo a fare proprio un passaggio proprio velocissimo sul Mobility Manager, Sindaco, che come avevo detto io prima e lei ha colto benissimo, non era un attacco personale, ci mancherebbe altro, ma era un attacco alla figura. È un attacco alla figura che però è un attacco alla figura e soprattutto a questa amministrazione, che questa figura ha messo, ma perché noi riteniamo che fosse... che adesso, a prescindere dalle modifiche forti allo statuto per quanto riguarda l'oggetto sociale fatte in questo momento su GSM, fossero dei compiti che GSM già poteva andare a svolgere, magari in maniera più calmierata, però erano già delle indicazioni che già poteva fare. Quindi, a nostro modo di vedere, e qua si ricollega all'intervento che è stato fatto prima, le colpe sono dell'amministrazione che ha dato delle direttive, sono state delle direttive a nostro modo di vedere non corrette, direttive che sono state seguite dal mobility manager e mi auguro non vengano seguite dal management della società. Ecco, solo per questo quindi noi confermiamo il nostro voto negativo, anche perché lei andrà a pubblicare il nostro voto, chiedo scusa, di astensione. Il nostro era un parere negativo su quello che è stato fatto. Stavo dicendo, mi sono confuso, che lei andrà a pubblicare sul sito tutti gli interventi che sono stati fatti. Io avevo già fatto un'altra interrogazione alla quale l'assessore Zille, credo, mi aveva risposto con un insieme di ha fatto lo stallo lì in via Chiesa di Rorai, eccetera. Sono tutti, ecco, interventi disorganici, a mio modo di vedere, che non vanno a colpire, che non sono riusciti a risolvere il vero problema della mobilità, il vero problema degli stalli. Ripeto, io non credo che la paternità di quegli interventi sia attribuibile al mobility manager, credo che le direttive siano venute da questa amministrazione che abbia cercato di farlo interessare su problematiche marginali. Grazie. Grazie consigliere Ribetti. Consigliere Freschi. Prego. Grazie Presidente, solo per alcune sottolineature. Non sono intervenuto prima, ma volevo far presente che ringraziare il Presidente Furlan del grande lavoro che ha svolto in questi anni, perché lui ha creato un po' la società, l'ha presa diciamo in embrione ed è riuscito a portarla
a questo livello. E questa sera più volte ha detto: c'è la GSM di prima delibera, ci sarà la GSM di dopo delibera. Ecco, questa è una scommessa forte, una scommessa importante, che però è avvalorata da un cambio di statuto robusto e da un piano industriale che, per chi l'ha letto, è una progettualità futura significativa, perché quello che va a declinare il piano industriale è la fotografia del momento e ciò che si dovrà in qualche modo fare. Per cui noi riconosciamo in questo passaggio un passaggio forte, un passaggio importante, per cui avrà pienamente il nostro sostegno, e concordo pienamente con il sindaco sul passaggio, non mi dilungo e non entro nel merito, sul passaggio cui faceva riferimento riguardo alla politica del mobility manager. Ecco, con queste dichiarazioni e con queste sottolineature, il nostro sarà un voto positivo alla delibera. Grazie consigliere. Bene, nessun altro iscritto, dichiaro chiuse le dichiarazioni di voto e comunico di dare avvio alle procedure di votazione. Pongo in votazione la deliberazione avente seguente oggetto. Proposta numero 45, riconfigurazione della società GSM, gestione servizi mobilità SPA, quale gestore globale dei servizi alla mobilità, riassetto e razionalizzazione del modello gestionale dei servizi e qualificazione dei servizi stessi come servizi pubblici locali di rilevanza economica. Bene, dichiaro aperte le operazioni di voto. Dichiaro chiuse le operazioni di voto. L'esito della votazione è seguente: presenti 33, votanti 31, maggioranza 16, favorevoli 21, contrari nessuno, astenuti 10. La deliberazione è stata approvata. Pongo ai voti la sua immediata eseguibilità. Dichiaro aperte le operazioni di voto. Dichiaro chiuse le operazioni di voto. L'esito della votazione è seguente: presenti 33, votanti 31, maggioranza 21, favorevoli 21, contrari nessuno, astenuti 10. L'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. Bene, secondo i programmi di lavori avevamo deciso di portare a termine questa delibera e chiudere i lavori alle 22.30. Mi sembra che ci siamo, mancano 6 minuti, non credo sia il caso di aprire. Dichiaro chiusi i lavori. Così era stato deciso. Bene, signori, dichiaro chiusi i lavori e il Consiglio verrà riconvocato a domicilio. Grazie e buonasera a tutti.